garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, e questo seminario online l'abbiamo voluto con la collega garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Ilenia Serra. Chiedo a tutti, lo farò anche altre volte, di silenziare il microfono in alternativa alla nostra ottima relatrice e governatrice del sito Giulia Mantovani è autorizzata a silenziare i microfoni che rischiano di disturbare. Abbiamo voluto questo seminario di approfondimento cercando di raccogliere varie voci e significative esperienze su un tema che è particolarmente sensibile sia nell'opinione pubblica che negli addetti ai lavori. Una casa senza sbarre è l'obiettivo di una riflessione condivisa sulla necessità, l'opportunità, forse anche l'urgenza di far crescere quel progetto che la legge 62 del 2011 ha in qualche modo innescato nell'ordinamento penitenziario, di avere un percorso di gradazioni, di intensità trattamentali diverse, di opportunità diverse per le mamme con bambini nell'ambito dell'esecuzione penale. Noi sappiamo appunto che dalla legge 62/2011 sono nati gli ICAM, istituti a custodia attenuata per mamme con bambini dentro l'ambito penitenziario, e sappiamo che su questo progetto si sono collegate almeno due significative esperienze, quella di Milano e quella di Roma, di case famiglia protette per mamme in esecuzione penale. La riflessione che faremo oggi vede varie significative voci, lo ripeto, le due esperienze di Roma e, mi permetterete di sottolinearlo, la presenza che ci fa davvero onore e qualifica la giornata del sottosegretario di Stato alla Giustizia, professor Andrea Giorgis, a cui abbiamo chiesto un saluto di intervento e che ha avuto la cortesia e la disponibilità di fare il suo saluto e il suo intervento dopo la fase introduttiva che sarà riservata all'assessore regionale all'infanzia, all'adolescenza e alle pari opportunità, tante importanti tematiche, l'assessore regionale Chiara Caucino, ma che vedrà appunto vari interventi svilupparsi in questo pomeriggio. Io mi fermo qui, lascerò subito adesso la parola alla collega Ilenia Serra e poi cercherò di moderare come un vigile urbano il dibattito e l'evolversi degli interventi. Ilenia Serra. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, Sì, allora bene. ringrazio Mellano per avermi coinvolta nell'organizzazione di questo seminario di approfondimento e di confronto e mi associo ovviamente ai ringraziamenti per i relatori. Questo evento si prefigge innanzitutto l'intento di porre l'attenzione sulla situazione attuale delle madri detenute con i propri figli, fornendone una visione d'insieme e soprattutto di sviluppare un positivo e costruttivo confronto circa l'esperienza appunto di Milano e di Roma, uniche in Italia, delle case famiglie protette, quindi su come funzionano, su come sono organizzate e su come possano meglio rispondere alle esigenze dei bambini. Infatti il numero di casi per fortuna è piuttosto esiguo sia sul territorio nazionale sia su quello regionale. Parliamo appunto alla fine del mese di maggio di circa 6 detenute in Piemonte con 7 figli al seguito. Però questo numero, diciamo così, esiguo, se da un lato non deve, diciamo, far abbassare l'attenzione, ma anzi sarebbe importante anche se ci fosse un solo bambino, dall'altra parte forse ci può essere un po' di aiuto per provare anche insieme a delineare delle modalità e delle prospettive differenti. L'attuale situazione, appunto, vede questi 7 minori che di fatto sono rinchiusi all'interno dell'ICAM, che è una struttura a custodia attenuata in cui vi sono delle accortezze sicuramente tese a rendere l'ambiente meno carcere, ma che comunque per la sua ubicazione e per le sue caratteristiche intrinseche rimane comunque una struttura di detenzione. Quindi questi bambini, nonostante anche gli sforzi di tutto il personale,
personale si trovano comunque a vivere delle situazioni e delle condizioni atipiche che possono inevitabilmente avere delle conseguenze sul loro sviluppo psicofisico. Quindi credo si tratti, come al solito, di contemperare le esigenze e gli interessi che quindi l'esigenza cautelare dell'autorità giudiziaria e dall'altra parte però il diritto del minore a vivere con la propria madre e soprattutto a vivere in un ambiente il più possibile sano che ne salvaguardi appunto lo sviluppo psicofisico. E la domanda che ci poniamo oggi è possano rappresentare in effetti una alternativa al carcere, appunto, dove forse meglio vengono contemperate queste differenti esigenze, fornendo anche alle madri un supporto, un sostegno nell'esercizio del loro ruolo di genitori e conferiscono ovviamente al bambino la possibilità di continuare il rapporto con il proprio genitore, così come è fondamentale per la sua crescita psicofisica. Chiudo solo facendo un riferimento alla Carta dei diritti dei figli detenuti, che è un importantissimo protocollo che era stato sottoscritto tra il Ministro della Giustizia, l'Autorità Garante Nazionale, l'Associazione Bambini Senza Sbarre, dove proprio un articolo è dedicato appunto alla necessità di escludere che i bambini siano fondamentalmente ristretti e che quindi vadano il più possibile trovate delle misure alternative. E ringrazio quindi e passo la parola all'assessore alle regionali alle politiche della famiglia, dei figli e della casa, Chiara Caucino, che ringrazio e che insomma con la sua presenza fornisce comunque un importante segnale di sensibilità e di attenzione circa questo argomento. Grazie. Bene, mi sentite? Bene, grazie. Innanzitutto ringrazio anch'io l'amico Bruno Mellano, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, l'amica Ilenia Serra, garante per l'infanzia e per l'adolescenza, per il graditissimo invito. Sono qui in questo consesso molto piacevolmente perché ritengo che il tema sia fondamentale e che tutti insieme dobbiamo ovviamente cercare il modo di migliore per affrontarlo. Saluto quindi tutte le autorità presenti e tutti i soggetti che stanno partecipando a questa videoconferenza e porto un saluto istituzionale da parte della Regione Piemonte in qualità di assessore al welfare, ma in particolare in questa sede, in particolare appunto in qualità di assessore con delega ai bambini. Nella fase 1 dell'emergenza Covid la Regione si è occupata di carceri piemontesi. In che modo? Abbiamo portato in giunta una DGR il 24 aprile per dare una serie di direttive precise e specifiche ai servizi sociali attraverso proprio l'approvazione di questa DGR. Ma come regione ci siamo attivati sia nel periodo di emergenza che nel periodo di pre-emergenza e abbiamo sempre partecipato attivamente con la collaborazione ovviamente dei comuni piemontesi sede di carceri ai vari bandi che la Cassa Ammende ha promosso. In particolare cosa abbiamo fatto? Abbiamo attivato una serie di progetti di supporto all'accoglienza abitativa e dall'assistenza dei carcerati per un valore di 1 milione di euro grazie all'aiuto ovviamente di Cassa Ammende. Oggi ovviamente qui in questa sede intervengo a sostegno di questo modello di cui Ilenia Serra e Bruno Mellano parlavano, a sostegno di un modello volto a supportare le madri in carcere, soprattutto i loro bambini e i loro figli. Un modello che personalmente ritengo molto molto adeguato, molto più adeguato rispetto a quello che già oggi le carceri italiane non offrono. In Italia esistono, come accennava Serra, degli ICAM, cioè degli istituti a custodia attenuata per detenute madri, che sono dei padiglioni interni alle carceri riservati alle mamme con bambini fino ai 6 anni di età. Queste ICAM sono 5 in tutta Italia, ne abbiamo una ad Avellino, una a Milano, una a Venezia,
una Torino e una Cagliari. Il russo Cotugno di Torino è dotato di 11 posti per le mamme con bambini. Quindi il quadro, diciamo, delle carceri in generale in Italia vedeva al 30 aprile 2020 2.224 donne detenute su una popolazione carceraria di 53.904. Quindi si sta parlando del 4,3% della popolazione carceraria generale. I numeri ovviamente non sono così tanti, ma la stessa Garante per l'infanzia ha puntualizzato che a noi poco importano i numeri, laddove ovviamente vi sia la necessità di garantire un'adeguata cura nei confronti dei bambini e di madri che rappresentano appunto una parte debole rispetto alla popolazione carceraria. Le donne sono infatti detenute all'interno di quattro istituti esclusivamente femminili, che sono quelli di Roma, di Pozzuoli, di Trani, di Venezia. Stiamo parlando di 519 detenute e anche queste donne sono altresì detenute all'interno di 44 sezioni di carceri maschili, e in questo caso stiamo parlando di 1705 detenute. Quindi sempre al 30 aprile 2020 le detenute con prole nel circuito penitenziario sono 34, con 40 figli a carico. Di queste 17 sono le donne italiane e 17 invece quelle straniere. Al 31 maggio 16 sono le italiane e 16 straniere, quindi per un totale di 30 detenute con 34 figli in carico. A Torino, come è stato anche poc'anzi detto, l'unica ICAM piemontese, in questo unico ICAM piemontese, le donne presenti sono 5 al 30 maggio con 6 bambini. Ripeto, stiamo parlando di 5 donne e di 5 bambini, ma stiamo parlando di un tema fondamentale, che è ovviamente quello di tutelare massimamente questi bambini e di fare in modo che questi bambini possano vivere il più serenamente possibile, e su questi bambini non debba necessariamente ricadere una responsabilità che non è a loro dovuta, che è quella ovviamente della responsabilità penale in capo alle loro madri. Quindi buona parte delle detenute con prole sono, abbiamo detto, straniere, circa la metà abbiamo visto, e comunque in conseguenza delle loro condizioni materiali, delle loro condizioni culturali, soprattutto sono prive di una residenza stabile, sono prive di un domicilio stabile, quindi non possono tendenzialmente fruire di misure alternative al carcere. Scusate, ma ho un audio pessimo e sono molto disturbata. Scusa, Assessore, chiedo a tutti davvero di silenziare il microfono, dobbiamo essere possibile. Per favore, tutti silenzino il microfono. Approfitto anche per dire che i lavori di questo seminario sono registrati, e quindi sappiatelo, chiunque intervenga, sa che l'intervento è registrato. Prego, Assessore Caucino. Quindi i figli, ripeto, che sono nati in carcere prima o addirittura durante la reclusione, tendenzialmente quindi vengono affidati a delle famiglie o comunque a delle strutture residenziali. E quindi che cosa accade? Accade che viene ad interrompersi quella continuità relazionale tra madre e figlio, ed è questo il dramma che ovviamente noi dovremmo e dobbiamo cercare di evitare tutti insieme, proprio che questa continuità relazionale venga meno, affinché il bambino possa comunque avere la propria mamma vicino e soprattutto poter godere di una madre in luoghi adeguati per una crescita adeguata.
Il modello quindi di cui oggi parliamo, il modello che si presenta oggi è quello delle case famiglia protette, che come diceva Mellano prima sono state istituite con queste case famiglia protette, sono state istituite con la legge numero 62 del 21 aprile del 2011. Al momento però purtroppo sono solo due in Italia questi modelli e vedremo dopo quello, appunto stiamo parlando del modello su Roma e del modello su Milano e sono entrambi ovviamente a titolarità privata sociale, l'associazione Ciao a Milano e la casa di Leda a Roma. Si tratta ovviamente di una vera e propria alternativa al carcere per donne, come abbiamo detto, senza un'adeguata dimora o senza un adeguato domicilio, dove appunto le mamme, le madri possono scontare la loro pena portando con sé i propri bambini con meno di 10 anni di età. Quello che è importante è che questo avviene all'interno di un contesto che non è assolutamente penitenziario e questo è veramente il dato saliente e che contraddistingue questo modello. Quindi queste case certamente non dipendono dal DAP del Ministero della Giustizia a differenza degli ICAM, ma devono invece essere gestite da soggetti, come dicevo, del terzo settore o del privato sociale in accordo quindi con gli enti territoriali. Quali sono però i vantaggi principali di questo modello? Da una parte è evidente che uno dei vantaggi salienti è proprio quello di conciliare il diritto alla genitorialità. Dall'altra uno degli elementi altrettanto essenziali è quello di tutela del diritto del minore. Il soggiorno è quindi un soggiorno tendenzialmente temporaneo, naturalmente, e varia in base al residuo di pena e al progetto educativo. Si tratta ovviamente di una risposta ma non emergenziale, ma di carattere più strettamente qualitativo, che getta quindi le basi per un ritorno di genitore e figlio, in questo caso di madre e bambino, alla normalità, quindi salvaguardando primariamente soprattutto il rapporto genitore-figlio, che è appunto l'obiettivo principale di questo modello. Ora, nella casa protetta, come ovviamente nelle case famiglia, sono presenti degli educatori e degli operatori a sostegno e questo è altrettanto un elemento assolutamente fondamentale e di grande interesse. Come regione però noi cos'è che possiamo fare? Certamente possiamo sensibilizzare Cassa Ammende, cioè possiamo fare in modo di sensibilizzare Cassa Ammende affinché possa attivare una specifica misura di sostegno per la realizzazione almeno di un presidio, riteniamo, per ogni singola regione in Italia. Cioè, se ci venisse data questa opportunità come Regione Piemonte, certamente, io lo garantisco qui pubblicamente, saremmo ben contenti di aderire e di promuovere una rete di servizi di supporto alla realizzazione e al successivo, quindi poi, mantenimento di un tale presidio. Voglio chiudere con una riflessione che credo possa essere condivisibile. L'interesse del minore è sempre l'interesse preminente che deve unirci tutti quanti. Ecco che allora voglio garantire insomma un ruolo di stimolo, ripeto, come assessore al welfare e assessore ai bambini da parte della regione verso questa direzione, verso questo progetto. Sul bambino, ripeto, non possono e non debbono assolutamente mai ricadere gli errori degli adulti. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché nessun bambino debba pagare le conseguenze degli errori della propria madre. Questo io ritengo sia veramente una riflessione finale che dovrebbe
in modo sinergico, fare in modo che tutti quanti lavoriamo verso la realizzazione di queste case famiglia protette e che affinché questo modello si possa espandere il più possibile. Quindi io vi ringrazio per l'invito e resto ancora qui con voi finché mi è possibile per ascoltare gli altri interventi e soprattutto gli interventi di Milano e di Roma rispetto ovviamente alle due realtà che mi interessa ascoltare, insomma, come fattivamente hanno messo in campo questo tipo di modello. Grazie ancora. Grazie davvero all'assessore Chiara Caucino, grazie anche per l'impegno pubblico preso in questo seminario di cercare di assecondare con tutti gli strumenti possibili la fioritura, partendo anche dal Piemonte, di questa rete di case famiglia protette. Do subito adesso la parola a Giulia Mantovani. Giulia Mantovani è docente di diritto penitenziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, ha recentemente pubblicato un importante e corposo volume proprio sulla detenzione femminile nel nostro paese, dove era ricompresa anche un approfondimento e un'analisi sulla questione delle case famiglia e sull'argomento del giorno. Chiedo a Giulia di fare il suo intervento introduttivo. Grazie Bruno, mi sentite? Sì, bene. Perfetto, grazie. Allora, grazie mille di avermi invitato a partecipare a questo seminario che appunto davvero riguarda un tema che mi sta particolarmente a cuore. Allora, questo pomeriggio siamo qui per parlare di case famiglia protette per le madri detenute e per i loro bambini. E anche alla luce delle parole che ha appena pronunciato l'assessore, magari per cominciare a pensare davvero concretamente all'inaugurazione di una casa famiglia protetta in Piemonte. E allora io vorrei iniziare col dire che le case famiglia protette sono uno strumento fondamentale affinché il nostro paese possa dare attuazione alle linee guida internazionali in materia penitenziaria. Noi oggi stiamo parlando di donne in conflitto con la giustizia penale. E allora io penso che non si possa non citare, seppur brevemente, le cosiddette regole di Bangkok, che sono state adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 21 dicembre del 2010. Infatti le regole di Bangkok rappresentano una pietra miliare perché sono il primo strumento internazionale specificamente indirizzato a quella piccola, come ricordava l'assessore, popolazione femminile autrice di reato. E le regole di Bangkok dedicano proprio un'attenzione speciale alle donne in gravidanza e alle madri. Nei confronti di queste donne indicano chiaramente la via maestra della marginalizzazione del carcere. Vediamo che in generale gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare una normativa che stabilisca alternative alla restrizione carceraria e sono incoraggiati a dare la priorità al finanziamento di queste soluzioni e allo sviluppo dei meccanismi necessari per implementarle. Soltanto se la carcerazione non può essere evitata, ecco che allora subentra la necessità di adattare l'ambiente intramurario affinché esso possa accogliere anche i figli che portino che le madri portino con sé. E vorrei fare anche un rapido cenno a un altro documento internazionale, questa volta maturato nell'ambito del Consiglio d'Europa e che è proprio dedicato alla tutela dei figli dei genitori detenuti. Parlo di una raccomandazione molto recente del 2018. Anche qui gli Stati membri vengono sollecitati a sostituire la carcerazione con misure extramurarie quando si tratti di genitori che devono accudire figli minori. Quindi priorità alle soluzioni extramurarie. Ed ecco allora, proprio come sottolineava l'assessore poco fa, il ruolo chiave delle case famiglia protette, perché chiaramente per essere concretamente praticabili le soluzioni extramurarie esigono che fuori del carcere ci sia un domicilio idoneo ad accogliere madre e figlio. E allora qual è brevemente la situazione in Italia? Diciamo che a livello normativo non possiamo, credo, non riscontrare una ricca e articolata rete di previsioni che sono specificamente indirizzate a sottrarre le madri al carcere in misura più o meno radicale
E l'obiettivo è assolutamente la salvaguardia innanzitutto del benessere psicofisico dei loro bambini, perché qual è la sorte naturalmente dei bambini se la madre viene sottoposta a carcerazione? La separazione, quindi il bambino resta nel mondo libero, mentre la madre è ristretta all'interno dell'istituto penitenziario, oppure avremo l'ingresso del bambino nell'istituto penitenziario con la madre. Ed è chiaro che entrambe queste soluzioni mettono a serio rischio il benessere psicofisico del minore. Nella sua versione originaria, il nostro ordinamento penitenziario risale al 1975. Ebbene, nel testo originario dell'ordinamento penitenziario possiamo vedere che le parole madre e madri ricorrono soltanto due volte, e tutte e due le volte con riferimento al contesto intramurario. Quindi una previsione, tra l'altro entrambe queste previsioni sono tuttora presenti nell'ordinamento penitenziario, l'una stabilisce che le madri possono tenere presso di sé figli fino al terzo anno di vita all'interno di apposite sezioni nido allestite negli istituti penitenziari, mentre l'altra riguarda la materia disciplinare nel caso in cui sia coinvolta una donna, una madre che allatta. Invece ecco che nella versione attuale dell'ordinamento penitenziario il numero di volte in cui ricorrono le parole madre e madri sale da 2 a 16. E a questo incremento ha contribuito in misura significativa proprio l'inserimento nell'ordinamento penitenziario di non poche previsioni che si rivolgono specificamente alle madri per aprire a loro favore varchi ad hoc verso l'esecuzione penale esterna. È un percorso quello verso una sempre più marcata marginalizzazione del carcere per le donne con figli che il nostro legislatore ha perseguito soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, fino a giungere a creare una sorta di regime esecutivo speciale per le madri. Vorrei peraltro sottolineare qui, solo per inciso, che di regola le misure che sono indirizzate a evitare il carcere alle madri non sono applicabili e, se sono già state applicate, devono essere revocate nel caso in cui la donna venga dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale a causa di comportamenti dannosi per il figlio. E nel disegno legislativo che mira alla tutela dei bambini sicuramente occupa un ruolo centrale la detenzione domiciliare quale alternativa alla carcerazione materna. Nel tempo il legislatore ha innalzato l'età dei figli che consente l'accesso delle madri alla detenzione presso il domicilio. Oggi quest'età è 10 anni. E vorrei sottolineare peraltro che grazie a 2 interventi della Corte Costituzionale, l'uno del 2003 e l'altro molto recente del 2020, attualmente anche i figli gravemente disabili, a prescindere dalla loro età, possono beneficiare della sottrazione al carcere della madre condannata per fruire delle sue cure presso il domicilio. E nel tempo sono stati superati anche alcuni ostacoli all'accesso alla detenzione domiciliare che prima erano insormontabili, ostacoli legati all'entità della pena che la madre deve espiare, al tipo di reato commesso, anche all'atteggiamento della donna in ordine alla collaborazione con la giustizia. E dove non è intervenuto il legislatore a tutela del minore, lo ha fatto la Corte Costituzionale, consegnando alla magistratura di sorveglianza il compito di un'attenta ponderazione degli interessi in gioco in ogni situazione concreta. Un'attenta ponderazione che, evitando soluzioni precostituite, consente di individuare caso per caso le madri che possono lasciare gli istituti penitenziari a beneficio dei loro figli senza mettere a repentaglio le esigenze di difesa sociale. E direi che soprattutto grazie al contributo della Corte Costituzionale si è giunti a riconoscere, direi, il diritto di ogni bambino a un'esecuzione della pena detentiva nei confronti della madre che prenda in considerazione anche le sue esigenze, anche le esigenze del bambino, senza mai sacrificarle a priori. E questo in linea con quanto richiede l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'89, che l'Italia ha ratificato nel 1991. Articolo 3 della Convenzione secondo il quale ogni decisione che abbia un impatto sul minore da qualunque autorità venga adottata deve assicurare all'interesse del minore coinvolto una considerazione primaria. Tuttavia è chiaro che una decisione a favore del mantenimento del rapporto madre-figlio in un ambiente esterno al carcere non può essere in concreto adottata
se manca un domicilio idoneo alla collocazione della coppia. Ed ecco allora che rischiano di rimanere in carcere anche madri che pur soddisfano i requisiti che la legge richiede affinché la pena possa essere scontata in regime domiciliare accanto ai figli, madri che però non hanno un domicilio idoneo o perché sono prive di qualsiasi riferimento abitativo disponibile oppure perché un riferimento abitativo ce l'hanno ma inadeguato. E questi sono casi non infrequenti, considerata la situazione di marginalità dalla quale spesso provengono le donne detenute. Peraltro vorrei sottolinearlo, questo è un problema che si pone già in fase cautelare e non soltanto nel momento in cui si debba andare a eseguire una pena detentiva definitivamente inflitta. E allora ecco che arriviamo alle case famiglia protette. Come ricordava l'assessore, le case famiglia protette hanno trovato esplicitamente posto nel tessuto normativo a partire dal 2011. Con la legge numero 62, che le ha previste espressamente come luogo possibile di esecuzione sia degli arresti domiciliari in fase cautelare, sia della detenzione domiciliare quando si tratta di eseguire una pena detentiva definitivamente inflitta. Secondo la legge numero 62, il Ministro della Giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette. Le caratteristiche tipologiche che queste strutture debbono possedere sono poi state definite con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 marzo 2013. Ecco allora che io penso che l'impegno a favore delle case famiglia protette funzioni davvero come una cartina di tornasole per appurare la serietà di ogni dichiarazione di intenti a sostegno delle mamme detenute e dei loro bambini, perché si tratta proprio di impegnarsi per rendere effettiva la riduzione del carcere per le madri a extrema ratio, e questo attraverso la creazione di una rete di strutture, per ora ne abbiamo soltanto due, come ricordava l'assessore, la creazione di una rete di strutture che sia capace di accogliere le donne che non hanno una casa, ma anche di accogliere quelle donne che soltanto lontano dalla loro casa possono sperare di sottrarsi insieme ai figli a un ambiente criminogeno e talvolta violento. Si tratta cioè di evitare che i bambini subiscano il trauma della separazione dalla madre oppure siano costretti, per poter restare con lei, a entrare insieme alla madre in un istituto penitenziario. Penso che si tratti, in ultima analisi, di proteggere la maternità e l'infanzia favorendo gli istituti necessari a tale scopo, come richiede l'articolo 31 della nostra Costituzione. Naturalmente, come ricordava l'assessore, quando si pensa all'ingresso dei bambini nel circuito penitenziario a seguito delle madri, non si può dimenticare che oggi nel nostro paese esistono istituti o sezioni ad hoc, gli istituti a custodia attenuata per madri, gli ICAM, che sono istituti di nuova generazione rispetto alle tradizionali sezioni nido che peraltro ci sono ancora nel nostro paese. L'assessore ha già ricordato i 5 ICAM attualmente presenti in Italia e sono anche già stati ricordati i numeri. Al 31 maggio c'erano 34 bambini all'interno degli istituti penitenziari suddivisi tra 21 negli ICAM e 13 nelle sezioni nido tradizionali. Sono dati sicuramente influenzati dall'emergenza Covid, perché normalmente i dati dei bambini presenti negli istituti penitenziari sono più alti. Cito un dato particolarmente, diciamo, allarmante. C'è stato un picco nei primi mesi, nella prima metà del 2018, si è arrivati ad avere addirittura 70 bambini al 31 marzo 2018 presenti con le madri all'interno degli istituti penitenziari ICAM o sezioni nido tradizionali. Anche se naturalmente condivido in pieno quanto già stato detto precedentemente, il problema si porrebbe nello stesso modo con la stessa urgenza anche se si trattasse di un bambino soltanto. E, è chiaro che gli istituti a custodia attenuata rappresentano una soluzione avanzata rispetto alle sezioni nido per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini nel circuito penitenziario, tanto che proprio la loro presenza in Italia ha fatto inserire il nostro paese tra quelli che appaiono meglio attrezzati ad ospitare i bambini all'interno del circuito penitenziario. Però questo, secondo me, non ci deve mai far dimenticare che l'inserimento di un bambino in un istituto a custodia attenuata è qui
equivale pur sempre alla sua permanenza nel circuito penitenziario. E questa soluzione non può che rappresentare l'extrema ratio. Laddove invece le case famiglia protette, lo ha ricordato l'assessore, sono strutture del tutto estranee al circuito degli istituti penitenziari e consentono che la detenzione delle donne con bambini si svolga in forma domiciliare ogni qualvolta sussistano i requisiti previsti dalla legge. Anche tra l'altro fra coloro che più si impegnarono nel dare vita all'esperienza pilota milanese del primo ICAM nato in via sperimentale appunto in Lombardia, c'era l'idea dell'ICAM come una soluzione provvisoria, come una soluzione ponte destinata ad essere al più presto superata dall'implementazione di forme di esecuzione penale esterna. E tra l'altro sulla necessità di istituire le case famiglia protette convergono le raccomandazioni di organi chiamati a monitorare le condizioni di privazione della libertà personale nel nostro paese, così come le sollecitazioni provenienti da organismi che monitorano l'attuazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel 2017 il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti ha raccomandato alle autorità italiane di stanziare le risorse necessarie per trasformare finalmente in realtà le case famiglia protette già previste dalla legge del 2011. Un'analoga sollecitazione, sempre nel 2017, è venuta dal network di associazioni che monitorano in modo indipendente l'attuazione nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E se poi andiamo a considerare specificamente il territorio piemontese, penso che l'istituzione di una casa famiglia protetta potrebbe andare a completare il circuito virtuoso attivato dalla creazione dell'ICAM che noi abbiamo appunto qui a Torino. Considerato tra l'altro che ICAM e casa famiglia protetta si possono ben presentare come due tappe di un percorso positivo, costruttivo di rientro della madre insieme al figlio che l'accompagna nel mondo libero. E quindi spero davvero che la giornata di oggi possa segnare l'inizio di un cammino condiviso verso l'apertura di una casa famiglia protetta anche nel nostro territorio dopo Milano e Roma. E qui concludo restituendo la parola ai coordinatori. Grazie mille, grazie. Grazie professoressa Mantovani, grazie puntualmente in 15 minuti che era il mandato della tua introduzione. Molti aspetti sono stati portati alla riflessione e al tavolo e quindi credo davvero, sono davvero onorato di poter dare la parola al sottosegretario di Stato alla Giustizia, professor Andrea Giorgis, che davvero è riuscito a ricavarsi il tempo tra gli impegni romani di essere qui con noi oggi e di non fare un mero saluto di intervento, ma un intervento di saluto, perché siamo davvero curiosi e interessati a sentire la sua voce e le sue parole su un tema che davvero potrebbe evolvere già in questa fase con delle concrete prospettive di attivazione. La parola al sottosegretario professor Andrea Giorgis. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a voi. Non c'è un ritorno, non riesco. Pronto? Sì. Dicevo, sentiamo bene, c'è stato un ritorno all'inizio, ma okay. Più bene. Forse il mio collegamento qui al Ministero non sempre la rete funziona benissimo, no, è un ringraziamento sincero, non formale, a Bruno Mellano e a Ilenia Serra che hanno organizzato questo incontro e più che un ringraziamento sincero perché questo incontro è stato organizzato, un ringraziamento sincero per l'impegno, per la tensione ideale, per il lavoro che svolgono affinché anche nel nostro paese si possa arrivare a considerare il carcere un'estrema ratio e si possa dare una piena ed effettiva attuazione a quel principio costituzionale contenuto nell'articolo 27 della Costituzione che prescrive di fare in modo che la pena abbia una funzione rieducativa, il che significa
come dimostrano tutti gli studi in materia, fare in modo che la pena sia il più possibile eseguita al di fuori del carcere attraverso percorsi che rendano davvero possibile un pieno reinserimento nella vita sociale. Anche l'iniziativa di quest'oggi, cioè anche il tema della costituzione di case famiglie protette, io vorrei inquadrarlo in questo più generale indirizzo di politica penitenziaria, di politica dell'esecuzione della pena. Da questo punto di vista il mio ringraziamento non è formale, perché condivido insieme al governo, che è nato da quasi un anno, poco meno di un anno, la volontà di dare un nuovo ed effettivo impulso all'esecuzione penale esterna, facendo sì che la maggior parte dei detenuti che sono nella condizione di poterne beneficiare beneficino appunto di queste misure alternative. Permettetemi qualche piccolo riferimento ad atti normativi adottati. All'indomani della nascita del governo, nella prima legge di bilancio, la legge di bilancio del 2020, sono state stanziate risorse e si è proceduto alla predisposizione di norme per l'assunzione di 168 unità volte a dare nuovo impulso all'esecuzione penale esterna. È un primo segnale, ovviamente non ancora sufficiente, ma un segnale che testimonia un intendimento concreto sul dove investire prioritariamente le risorse. Durante l'emergenza Covid, il governo si è trovato ad affrontare, tra le tante questioni, anche la questione del sovraffollamento, perché il sovraffollamento in regime di emergenza sanitaria ci è parso essere una realtà, un problema che rischiava di ulteriormente aggravare i rischi dovuti alla diffusione del virus. E a questo proposito sono stati adottati alcune norme, alcuni interventi contenuti nel decreto Cura Italia, due in particolare, l'articolo 123 e l'articolo 124, che hanno previsto possibilità per i magistrati di sorveglianza di disporre la detenzione domiciliare per i detenuti che hanno un fine pena entro i 18 mesi. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma escludendo ovviamente dalla possibilità di beneficiare di queste misure tutti coloro che hanno commesso reati di particolare gravità, e tra questi ovviamente i reati di criminalità organizzata e di mafia, ma per coloro che invece hanno un fine pena che sta entro i 18 mesi e non hanno commesso reati di particolare allarme sociale, la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare. Ora, questa misura, al di là delle tante discussioni che ha suscitato e delle talvolta distorte ricostruzioni che sono state fatte, è una misura che ci si è resi conto non poteva essere utilizzata da coloro che non dispongono di un domicilio idoneo, e che, soprattutto, questa non è una grande scoperta, ma la cosa che ci ha molto preoccupato è che il numero di coloro che non dispongono di un domicilio idoneo e che dunque non possono accedere a queste misure è un numero assai consistente. A questo proposito è stato predisposto un bando che è tuttora in via di attuazione, e io lo voglio dire, sono molto contento, lo dico perché ho sentito prima l'assessore Chiara Caucino usare parole molto, molto chiare, molto confortanti sull'impegno della Regione proprio nel dare seguito a questo progetto. Il progetto finanziato dalla Cassa delle Ammende e anche dal Ministero, dalla Direzione dell'Esecuzione Penale Esterna, naturalmente la Cassa delle Ammende con un impegno di risorse molto significativo, sono 5 milioni, il Ministero invece con un impegno di risorse assai inferiore, in coordinamento, quindi il bando è stato costruito anche attraverso il coinvolgimento degli uffici dell'Esecuzione Penale Esterna. Ora, questo bando che cosa si ripropone? Si ripropone di reperire attraverso il terzo settore domicili idonei a consentire anche a coloro che non possono accedere alla detenzione domiciliare perché privi di un domicilio di poter beneficiare appunto di queste misure alternative. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di fare in modo che l'esecuzione penale esterna e le misure alternative al carcere siano rese accessibili
anche a coloro che si trovano in una condizione economica, in una condizione sociale particolarmente svantaggiata, così svantaggiata da non poter nemmeno essere in grado di poter beneficiare di quelle che sono le misure alternative che la legge in via generale e astratta predispone. In questo contesto, ovviamente, l'iniziativa di quest'oggi, cioè fare in modo che anche in Piemonte, e sarebbe necessario dire in tutta Italia, si costituiscano delle case protette per consentire alle madri detenute di poter al tempo stesso usufruire di un trattamento adeguato e di conservare il legame con il figlio e ovviamente tutelare in questo modo anche il diritto del minore, è un obiettivo che si inserisce nell'ambito di una più generale volontà di investire seriamente sulle misure alternative al carcere o, se vogliamo dirlo con altre parole, nel fare in modo che la detenzione carceraria sia davvero l'estrema ratio, il che dire, significa affrontare il tema del sovraffollamento non solo perché c'è l'emergenza sanitaria, ma perché il tema del sovraffollamento va affrontato in quanto tale, dare piena attuazione all'articolo 27 non soltanto nei momenti eccezionali, ma dare piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione in maniera strutturale, nell'interesse del detenuto e nell'interesse dell'insieme dei cittadini liberi. Io so che qui, in questo consesso, coloro che partecipano sa bene quanto siano fondate e talvolta purtroppo non percepite dall'opinione pubblica queste considerazioni, che quindi qui potranno sembrare un po' scontate, però ci tengo molto perché io credo che se i garanti e se tutte le istituzioni, istituzioni locali, il comune, la città metropolitana, la regione e tutti coloro che hanno un ruolo pubblico contribuiscono a far maturare nell'opinione pubblica una consapevolezza circa la ragionevolezza, la desiderabilità di un'esecuzione della pena in grado di restituire a una vita libera e dignitosa coloro che si sono resi responsabili di reati, riduce in maniera davvero molto significativa i tassi di recidiva e dunque è una modalità vera, concreta, effettiva per tutelare la sicurezza collettiva. Investire sul trattamento, investire sulla funzione rieducativa, fare in modo che sia coloro che scontano la pena all'interno del carcere, sia coloro che invece la scontano attraverso misure alternative, non siano posti nella condizione di commettere nuovi reati, quindi siano pienamente restituiti a una vita sociale piena, una vita sociale fatta ovviamente di lavoro e di integrazione, è innanzitutto un interesse dei cittadini liberi. E io credo che se noi riuscissimo a far maturare questa consapevolezza, sarebbe anche forse più semplice per tutte le istituzioni allocare risorse e quindi predisporre soluzioni in grado di dare appunto attuazione a questo indirizzo politico. Quindi io per questo motivo ringraziavo in maniera non formale di questa iniziativa e soprattutto dell'impegno, perché non si tratta di questa iniziativa, io so che c'è un impegno costante, c'è un impegno da parte di tutte le istituzioni, il Piemonte come altre regioni ha risposto in maniera molto, molto, molto concreta, molto positiva a questo bando della Cassa delle Ammende per il reperimento di residenze, di domicili per coloro che non dispongono di questi domicili e che attraverso questa offerta potrebbero accedere a misure alternative al carcere, e so anche che la Regione Piemonte e credo anche la città di Torino sono impegnate per fare in modo che si realizzino in tempi ragionevoli strutture più avanzate ancora degli ICAM e quindi appunto strutture di come quelle che stiamo qui discutendo e che purtroppo oggi in Italia sono presenti in due sole realtà, la realtà di Roma e la realtà di Milano. Io mi fermo qui, ringrazio ancora, ascolterò un po' di interventi, poi senza disturbare, senza intervenire e riprendere i saluti che interrompono
soltanto i lavori. Dovrò abbandonare, si sta facendo la seconda chiama del voto di fiducia e a questa, diciamo, incombenza non ci si può sottrarre, però se a breve daremo un ulteriore seguito a questo incontro, magari entrando nel dettaglio di un progetto specifico e quindi dimostrando che a questa dichiarazione di volontà seguono atti concreti, io insomma, sarò molto contento e per quelle che sono le competenze del Ministero posso assicurare l'intenzione di fare in modo che l'esecuzione penale esterna e le misure alternative al carcere trovino un investimento di risorse materiali e di personale. Grazie. Grazie davvero al professor Andrea Giorgis, sottosegretario di Stato alla Giustizia, per il suo intervento puntuale nel merito della questione e quindi non soltanto di cortese e graditissimo saluto. Si ricordava, l'hanno fatto tutti gli interventi fino adesso, della situazione specifica in cui ci muoviamo e da cui è in qualche modo nata anche l'urgenza di questo seminario. Era stato più volte dal mio ufficio preannunciato, in qualche modo era un tema di riflessione oltre che di azione, e il contesto è quello proprio delle progettualità, delle varie progettualità che la Cassa delle Ammende, con il progetto, diciamo, ordinario riesco, con il progetto straordinario dell'emergenza Covid, a fianco del progetto di accoglienza del WEPE, della rete degli uffici di esecuzione penale esterna, ci fornisce sicuramente una possibilità di avere in mano dei semi da poter piantare nel nostro ricco e fecondo territorio piemontese, ma sicuramente in tutte le altre regioni italiane, per far nascere da una contingenza magari il nucleo per il consolidamento e la stabilità di una casa famiglia protetta. Do quindi adesso, come previsto, la parola ad Andrea Tollis, che è l'animatore con l'associazione CIAO della prima casa famiglia protetta nata a Milano. Andrea, sei in collegamento? Ti vediamo, ti sentiamo? Mi sentite? Sì. Vai pure. Bene. Buonasera a questo punto, buonasera a tutti. È un momento importante. Prima di iniziare, semplicemente non è una correzione, ma sul fatto di prima casa famiglia o meno c'è anche la casa famiglia la casa di Leda, la casa famiglia di Roma. Ora, noi abbiamo iniziato a lavorare tanti anni fa in modo più formale, senza avere ancora riconoscimento, perché ancora a seguito poi della legge 62 2011, ma semplicemente perché l'esecuzione penale esterna ci aveva chiesto di cominciare ad accogliere qualche mamma con qualche bambino parecchi anni fa, ma diciamo che poi, diciamo, la primogenitura su questa cosa, non diciamo che sia la casa di Roma e quindi Lillo Di Mauro e anche noi abbiamo portato avanti questa questione, che credo debba essere vista per quello che è, una questione nazionale e, come diceva anche la dottoressa, la professoressa Mantovani, è sovranazionale dal punto di vista delle norme. Quindi è proprio una... Poi entreremo nel dettaglio, diciamo, degli aspetti pratici e concreti, ma volevo fare questo piccolo cappello introduttivo. È una questione che davvero riguarda i massimi sistemi, perché riguarda quelli che sono intanto i principi costituzionali, riguarda la tutela del minore, quindi l'interesse preminente, così come la Corte Costituzionale ha ribadito, e si intreccia con le questioni penali, le questioni sociali, le questioni legate all'housing, quindi alla mancanza di un'abitazione, alla famiglia, al diritto del bambino, alla genitorialità della madre e, lo ricordo, anche del padre, perché la legge 62 nomina anche la possibilità che possano essere accolti anche degli uomini, quindi dei padri. Da noi non è mai accaduto, penso che anche a Roma non mi risulta che questa cosa si è bloccato. Mi sentite? Ti sentiamo. Un attimo di ritorno.
Quindi dicevo, ci sono anche gli uomini che possono, ripeto, non ci è mai successo, ma la legge lo prevede, che anche un padre possa essere accolto col proprio figlio. Quindi innanzitutto questo carattere nazionale. Riprendomi, perché mi è sembrato davvero interessante quello che diceva il sottosegretario della giustizia, su che cosa? Su la questione di politica penitenziaria, cioè di fatto è vero che qui parliamo di piccoli numeri, di poche mamme e pochi bambini, ma è incredibile. Etica, morale, ma anche proprio di politica penitenziaria, perché questo mi verrebbe da dire, scusate, questa digressione un po' poetica, questi bambini hanno compiuto qualche cosa che ha smosso e che ha reso, come dire, più visibile il fatto che i sistemi di decarcerazione e quindi di possibilità di scontare la pena sul territorio diventano ancora più significativi, più comprensibili, cioè il carcere diventa gli aspetti poco sensati, poco razionali del carcere, nel momento in cui si parla di bambini, diventano più evidenti, più palesi. Ho riflettuto in questi anni molto su questo aspetto e non riesco a, dire, razionalmente a comunicarlo, però intuitivamente si capisce. Cioè, nel momento in cui un bambino va in carcere, si capisce che c'è qualche cosa che va su cui riflettere, qualcosa di molto importante. Quindi non parliamo di piccoli numeri o di grandi numeri, ma di un principio davvero incredibile. Tra l'altro, l'esperienza che ho fatto io mi ha anche fatto vivere delle esperienze, appunto, che voglio condividere con voi. Ad esempio, non soltanto il bambino in carcere che esce dal carcere, viene presso, diciamo, ICAM, poi Casa Famiglia Protetta, ma anche che per varie ragioni deve ritornare in carcere insieme alla madre. Ecco, immaginate la situazione di questo bambino che esce dal carcere e deve ritornare in carcere. Ho avuto anche casi di bambini con delle patologie, diciamo, molto importanti. Quindi senza aggiungere altro, perché credo che questo è comprensibile a tutti, voglio andare più su un aspetto, diciamo, tecnico, pratico e strutturale a livello di modello. Il fatto che a Torino ci sia l'ICAM, il fatto che si stia riflettendo sulla possibilità di aprire una casa famiglia, come la cosa, vabbè, era già nell'aria, ma era un po' nata quando tempo fa all'Università di Torino con la professoressa Mantovani, proprio discutendo su questa possibilità. L'idea di poter vedere anche a Torino una casa famiglia, diciamo, era stata vista come qualcosa di assolutamente importante. E perché questo? Perché al di là del far uscire i bambini dal carcere, che è una questione, direi, su cui c'è poco da dire, viene vista e applaudita da tutti come qualcosa di fondamentale, di molto importante, e quindi dall'aspetto sensazionalistico, ma anche dall'aspetto emotivo, dall'aspetto compassionevole che si può avere in questa cosa, bisogna poi ritornare su un piano di realtà. Allora, cosa significa? Che, per esempio, a Milano, se non ci fosse l'ICAM di Milano, all'interno del quale ci sono progetti molto importanti, e dove noi in qualche modo siamo la continuazione di questi progetti, la continuazione di un percorso che è già iniziato in una struttura che non è esattamente il carcere tradizionale. Ecco, credo che sarebbe molto difficile poi continuare quella che è un'attività, direi, a tutti gli effetti trattamentale, educativa, rieducativa e di risocializzazione, così come previsto dalle norme. Perché questo, diciamo, dialogo continuo con l'ICAM è assolutamente benefico e permette di fare che cosa? Di non avere degli invii e di non ricevere mamme e bambini in maniera puramente casuale. E puramente, come dire, al di fuori di una logica progettuale, come disse in un colloquio col Garante Nazionale Mauro Palma, cioè mi disse: se fate la casa famiglia protetta, non fate il contenitore, cioè l'alberghetto dove vengono congelate delle persone, seppure in misura alternativa alla pena in carcere, ma che ci sia un contenuto. Un contenuto vuol dire un progetto. Un progetto significa davvero accogliere persone, sì, donne autrici di reato, ma con dei bambini e con quindi un progetto sul futuro che prevede anche che cosa? Una rivisitazione di quello che è successo. Sono tutte donne, è vero, autrici di reato, ma in molti casi anche donne che hanno subito violenze, donne che vengono da un forte livello di marginalità. E quindi un progetto di questo tipo è un progetto impegnativo, prevede la presenza di psicologi, di psicoterapeuti. Tutte le nostre mamme all'interno della struttura fanno percorsi di psicoterapia perché vengono da situazioni estremamente difficili e questi percorsi devono essere funzionali anche ad una, diciamo, un corretto svolgimento del ruolo genitoriale. Adesso in questo momento no, ma abbiamo avuto anche un lungo periodo con la presenza di criminologi,
educatori ovviamente, e tutto un aspetto che diciamo rende la casa famiglia protetta qualcosa che non è proprio assimilabile a quella che potrebbe essere vista come una comunità, classica comunità mamma e bambino, perché la presenza del penale rende proprio la gestione, l'organizzazione e anche il lavoro dell'equipe, che è volutamente interdisciplinare, molto diversa. E basti pensare che appunto questi bambini, per quanto in detenzione domiciliare, devono quindi osservare le prescrizioni e hanno in molti casi, insomma, quando è possibile, la possibilità di godere di alcune ore di libertà, ma nell'arco della giornata ovviamente passano gran parte in casa. I bambini è vero che vanno a scuola e anche alla scuola di infanzia più piccoli, ma anche loro seguono un po', come dire, quello che è l'iter percorso della madre. Quindi si capisce che sono strutture molto particolari, è vero, casa famiglia protetta, mamma bambino, ma con caratteristiche davvero, davvero diverse. E anche, per esempio, nel nostro caso c'è anche una forte presenza dei controlli da parte della polizia, quindi con cui noi collaboriamo, direi, quasi quotidianamente. Quindi una relazione col territorio molto forte da questo punto di vista, con la magistratura di sorveglianza ovviamente, perché i contatti, la presentazione di istanze, non dico giornaliera, ma quasi, scusate, e sostanzialmente è davvero un progetto davvero impegnativo e, come dicevo all'inizio, che fa riflettere proprio sul ruolo della pena, della genitorialità e in molti casi, questo più recentemente, abbiamo anche la presenza del Tribunale dei Minori che emette dei decreti e quindi in questo caso c'è l'affidamento all'ente, quindi al Comune di Milano, e il collocamento in struttura, se sono già presenti nel nostro territorio, sono nella nostra casa famiglia, rimangono presso la nostra struttura. Quindi c'è anche in alcuni casi la presenza di un assistente sociale del territorio. Quindi vedete quanto è ricca questa, come dire, è complessa questa anche rete di interazione con le istituzioni, che nel caso appunto della casa famiglia prevede anche un aspetto significativo per quanto riguarda l'area penale. Su Torino, ripeto, il fatto che ci sia l'ICAM, e lo ribadisco perché credo che sia la questione centrale, Milano attualmente è l'unica città che prevede l'ICAM e la casa famiglia protetta. Su Torino si potrebbe replicare questo, chiamiamolo così, a me non piace tanto, ma modello, e credo che però sia vincente. Altrimenti si affronta la questione, io credo, in maniera, come dire, in fondo gli anni di esperienza che abbiamo avuto sul territorio ci hanno insegnato tanto e ancora adesso dobbiamo ogni giorno raddrizzare il tiro. Tra l'altro la nostra associazione non nasce come casa famiglia protetta per mamme e bambini, ma proprio come struttura che ha accolto per tanti anni detenuti in permesso premio e misura alternativa. Cioè abbiamo accolto circa mezzo migliaio di persone in questi anni di lavoro. Quindi quando sono arrivate le mamme e in particolar modo i bambini, avevamo già alle spalle un retroterra molto forte, sia per quanto riguarda i progetti quindi condivisi sul territorio con le altre cooperative e le altre, diciamo, progetti poi finanziati e quindi svolti in partnership, ma e quindi quando sono arrivati i bambini eravamo fortemente, diciamo, ferrati su quello che era il mondo del carcere e quindi le attività intramurali ed estramurali. Sicuramente sui tavoli e in occasioni come questo si parla spesso dell'importanza delle attività estramurarie, ma e qui si entra su una questione estremamente delicata. È vero, adesso in occasione del Covid sono stati stanziati, come si diceva prima, una somma significativa anche da parte di Cassa Ammende, però questa cosa deve essere vista in maniera continuativa, cioè gli investimenti sui progetti esterni sono il punto di svolta per quanto riguarda davvero un'attività di reinserimento sul territorio. Perché altrimenti, oltre al fatto che le misure alternative riducono, come tutti sappiamo, la recidiva, ma si viene anche a svolgere quello che è, diciamo, una cosa importante, cioè di fatto la comunità accogliente, come in questo caso l'associazione CIAO, è vero che accoglie queste mamme e questi bambini, ma ancor più è il quartiere che accoglie le persone. Il quartiere intendo dire la parrocchia dove noi siamo collocati, intendo dire gli esercenti che gestiscono il negozio
dall'altra parte della strada, che sanno chi sono queste mamme, questi bambini, sanno dove vivono e che quindi accettano la presenza sul territorio di queste persone, perché questa è la vera risocializzazione, oltre all'attività svolta dai professionisti, dagli educatori, sia all'interno del carcere, sia all'esterno del carcere. Però è creando progetti di, come dire, condivisione. I nostri bambini vengono iscritti all'oratorio estivo della parrocchia. Capite che è un passo per nulla banale ed estremamente importante. Ditemi se sto sforando perché non ho controllato l'orario di inizio del mio tempo. Per chiudere, in effetti, parlando da 13 minuti e poi soprattutto... Due minuti ce le ho, Bruno, sì. Quanti? Un paio di minuti per chiudere. Allora. Allora, un attimo che mi sono appuntato un'ultima cosa. Allora, direi che per tornare poi su anche quello che è l'oggetto di questo incontro, cioè sulla possibilità in Piemonte di attivare una nuova casa famiglia, credo che dovrebbe essere anche il passo successivo e non ultimo per davvero affrontare ed approcciare questa questione a livello nazionale, e le esperienze che sono già state fatte, la nostra, quella di Roma e quelle che saranno, possano anche, come dire, non muoversi all'interno di un confine, cioè che ci sia una, direi, una possibile più forte e sempre più, come dire, solida comunicazione, perché le esperienze devono essere condivise. Altrimenti, diciamo, il nostro know-how, che spero possa anche essere, come dire, indicativo per certi aspetti, non, come quello anche di Roma, non rimanga, come non imploda in se stesso, per poi far nascere altre realtà che debbano ricominciare letteralmente da capo. Credo che ci debba essere una continuazione, un filo conduttore dove queste esperienze iniziano a collegarsi e ci sia, come adesso e mi auguro anche in futuro, un tavolo molto ricco di valutazioni, di incontri, perché altrimenti da soli non possiamo farcela. Grazie per aver ascoltato. Grazie ad Andrea Tollis, hai colto il senso ultimo e profondo di questo seminario, nel senso che è importante conoscere le esperienze già maturate in questi anni, le difficoltà affrontate, le questioni risolte, i problemi irrisolti, per esempio quello del finanziamento, è già stato annunciato ed evocato, insomma, in vari interventi, proprio perché non si deve, non si può ripartire da zero, ma è importante partire dalle vostre fatiche e dalle vostre esperienze. Ed è per questo che sono contento di poter dare la parola a Luigi Di Mauro, che spero ci stia seguendo, dividendosi fra le varie conferenze. E a Di Mauro chiederei di raccontarci l'esperienza diversa, ma ovviamente ugualmente profondamente significativa, come quella della Casa di Leda di Roma. Ugualmente significativa, sì, certo, probabilmente ugualmente significativa. La Casa di Roma, pronto? Sì, ci siete? Sì, vai. Non vedo più nulla, quindi mi sono spaventato. Ci sentiamo bene e chiaro. Va bene. Vabbè, noi siamo stati tra i promotori appunto di questa riforma, di questa legge affinché i bambini non entrassero più in carcere, ricordiamo Leda Colombini, la nostra associazione, eccetera, eccetera. E quando proponemmo questa casa protetta al Comune di Roma, fu possibile realizzarla solo ed esclusivamente perché il Comune di Roma riuscì ad ottenere questa villa confiscata alla mafia, perché i criteri dettati dal decreto del 2013 erano tali che rendevano assolutamente improponibile la realizzazione di una casa protetta, perché appunto erano troppo, come dire, stringenti rispetto alle possibilità economiche anche di un ente locale, perché poi dobbiamo fare i conti con questa cosa, che appunto nella legge è stato previsto che era con oneri zero per lo Stato, quindi significa che sono gli enti locali che si devono far carico di queste case protette. In Commissione Giustizia noi dicemmo che evidentemente invece di investire soldi sulle ICAM, visto che lasciavano comunque queste carceri, avrebbero dovuto investire soldi sulle case protette, perché a nostro parere era possibile inserire queste donne al di là
come dire, del reato compiuto, comunque della reiterazione dello stesso nelle case protette, perché questo era il fine ultimo della legge che noi volevamo, altrimenti creare le ICA, quindi dare un aspetto diverso al carcere non raggiungeva l'obiettivo che noi volevamo. Invece lo Stato che cosa ha fatto? Ha preferito investire milioni su queste ICAM, sappiamo quella di Milano, quella di Torino, quella di Venezia, eccetera, 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 per 60 donne, perché poi ogni anno alla fine sono 60 donne che si avvicendano, insomma, in carcere con i loro bambini. Quindi se quei fondi fossero stati utilizzati per realizzare case protette, forse oggi avremmo raggiunto l'obiettivo che volevamo. E a sostenere questa nostra teoria è stato proprio il Covid, perché, caso strano, a Roma, prima del Covid, il Nido ospitava una ventina di donne con bambini, nonostante la casa protetta. Improvvisamente, due settimane fa, ci siamo ritrovati con un solo bambino in carcere, perché sono riusciti ad inserire questi bambini in tutte le strutture, appunto anche di case famiglie non protette, pur di liberare il nido a causa di questa emergenza Covid. Quindi, come si è fatto ora, lo si poteva far prima, eccetera, eccetera. Andrea Tollis ha detto una cosa importante, che è quella che sostengo anche io, chiaramente. E noi, tra virgolette, siamo un po' abbandonati a noi stessi. Poi, quando ho avuto con te, Bruno, l'incontro a Roma, te l'ho anche, come dire, rappresentato, perché poi di fatto cosa è accaduto, per esempio, a Roma? E il Comune di Roma, quando c'era amministrazione Marino, è stato promotore di questa casa protetta, ha cercato fondi da un ente terzo, che era in quel caso Poste Italiane. Quando si è insediato la nuova amministrazione nella città, che probabilmente non condivideva, non so bene che cos'altro, noi abbiamo avuto grandi e gravi difficoltà nel reperire i fondi necessari per mandare avanti la casa protetta. Ed oggi, solo grazie all'intervento della regione e di Zingaretti, stiamo riuscendo a portarla avanti. Ma dovete sapere che per 18 mesi abbiamo dovuto anticipare noi i soldi per non rimandare i bambini in carcere. Quindi, insomma, vi rendete conto, poi dalla teoria, eccetera, alla realtà ne corre, e di problemi ce ne sono tantissimi. Anche noi possiamo portare chiaramente un'esperienza molto positiva della struttura della casa famiglia e della conduzione della casa famiglia, perché anche noi, anche se siamo situati in un quartiere molto ricco della città, perché siamo all'Eur e quindi non è un quartiere dove ci sono tutte le infrastrutture come i negozi, quel tessuto sociale necessario all'inserimento, come dire, delle donne, dopo un primo momento di reazione molto negativa dei residenti ricchi che vivono intorno a questa villa dove noi abbiamo realizzato la casa, oggi c'è un rapporto con il territorio molto positivo. Sono gli stessi che in qualche modo sostengono la casa, perché poi hanno superato quella che era la paura iniziale di avere a fianco delle zingare, ladre, eccetera, eccetera, e hanno invece capito che ci sono delle donne, madri, con dei loro bambini, che stanno tentando in tutti i modi di portare avanti questo periodo per cercare di recuperarsi alla società. Evidentemente le attività che noi portiamo avanti sono tutte volte al reinserimento futuro di queste donne. Molte di loro hanno fatto gli esami per prendere la terza media, i loro bambini vanno tutti a scuola,
siamo riusciti ad arrivare a una gestione di semiautonomia della casa, dove in alcuni momenti non sono presenti né operatori né volontari, proprio perché abbiamo cercato di responsabilizzare queste donne alla vita comune e soprattutto al rispetto delle regole, eccetera, eccetera, e possiamo dire di esserci anche riusciti. Ora, la nuova casa famiglia, magari quando nascerà in Piemonte, come dice appunto Andrea, dovrebbe in qualche modo già prendere in considerazione quanto già è stato fatto, anche per facilitare, no, l'avvio di una nuova casa famiglia con le metodologie già utilizzate, già sperimentate e via dicendo. Ma io vorrei che tutti quanti noi, tutti insieme, si lavorasse affinché appunto di case famiglia ne nascano altre e si risparmino soldi su quelli che sono appunto gli ICAM. A Roma sta nascendo, a breve lo apriranno, questo nuovo ICAM, per cui noi abbiamo creato degli ulteriori istituti, insomma delle carceri, anche se sono, come dire, truccate, abbellite da alcuni accorgimenti, come non avere le sbarre, piuttosto che gli agenti non vestano abiti militari, cosa che tra l'altro so che non è così in tutti gli ICAM d'Italia, perché per esempio a Milano gli agenti vestono i loro abiti come dire, quelli convenzionali, e invece si superi questo aspetto. Ora il sottosegretario non c'è, ma volevo invitarlo anche ad un'altra riflessione. Noi sappiamo tutti che un detenuto in carcere ci costa circa 50 euro, no? Qualcosa del genere. Ah, buonasera, ci sta. 250 euro al giorno, chiaramente omnicomprensivi di tutto. Bene, lei sappia che una donna in casa protetta, almeno a Roma, ci costa 40 euro al giorno con vitto, alloggio e tutto quello che può necessitare anche dall'igiene e via dicendo. Quindi investire sulle case protette significa anche risparmiare per lo Stato, oltre a fare un'azione di grande civiltà, perché convenga con me che per quanto gli ICAM abbiano, come ho già detto, li conosco perché io ne rifiutai l'idea in commissione giustizia, perché ho detto stiamo creando tre circuiti di pena per 60 donne, perché c'era il carcere per le mafiose e le terroriste, c'era l'ICAM per chi compiva reati un po' più gravi e poi c'era la casa protetta, che molti vanno a scambiare come una casa famiglia privata, cosa che, perché la casa protetta, proprio perché è nella legge 62, è comunque una struttura istituzionale che fa parte del circuito, come dire, dell'esecuzione penale, anche se appunto con le caratteristiche che noi conosciamo. Detto questo, potrei mettermi qui a dirvi le metodologie che utilizziamo, ma insomma non credo che sia questo il dibattito, insomma, che interessa, quanto invece il sostegno e il supporto a fare in modo che, e questo può farlo soprattutto il governo sollecitando gli enti locali, visto che se ne erano assunti l'onere nella conferenza Stato-Regione e appunto con l'ANCI quando fu promulgata la legge, a realizzare queste case protette e soprattutto non solo a realizzarle ma a sostenerle economicamente, perché il terzo settore non può supplire le istituzioni anche in questo senso, perché noi, grazie al fatto che risparmiamo sugli affitti e sulle utenze, abbiamo un costo per annuo con gli educatori e tutte le attività che svolgiamo di 150.000 euro, ma capisce che, come dire, anticipare noi del terzo settore questi fondi ci diventa molto difficile. Le posso assicurare che se non eravamo noi, la Casa Protetta di Roma un anno
e mezzo fa già sarebbe stata chiusa, e questo lo trovo assolutamente scandaloso. Grazie, scusatemi se mi sono dilungato. No, sei stato precisissimo nel tempo e anche, diciamo, nei toni e nei contenuti. Hai proprio portato, diciamo, sul tavolo della riflessione poi i problemi concreti, e tra l'altro le due esperienze convergono sulla lettura delle problematiche concrete e del ruolo del territorio e degli enti locali. E questo è, diciamo, un po' il nocciolo della questione, ed è importante saperlo e conoscerlo proprio per lavorare con passione e con concretezza per far nascere, far crescere questo progetto, ma appunto senza, diciamo, rischiare di fare un passo nel vuoto, oppure un passo verso una struttura che abbia le gambe troppo fragili e troppo deboli. Noi abbiamo previsto che dopo questa presentazione delle esperienze, questi interventi, questi saluti, ci fossero una serie di interlocutori, diciamo, privilegiati, che potessero arricchire la discussione da una serie di punti di vista istituzionali significativi. E in primo luogo, davvero, sono contento di poter chiedere di dare la parola alla dottoressa Francesca Valenzi, responsabile detenuti e trattamento del PRAP, del Provveditorato Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, ma già a lungo attiva nello stesso ruolo in Lombardia, nella fase in cui c'è stata la riflessione e poi la partenza del progetto milanese, con la consapevolezza, come testimonia anche l'intervento adesso di Mauro, che il privato sociale, il terzo settore, non può in qualche modo farsi carico esclusivamente, in modo esclusivo, delle problematiche relative alla gestione, anche se sono ovviamente il necessario perno per far muovere una situazione, per portare competenze, passione e professionalità in questo ambito. Francesca, se sei in collegamento e se vuoi portarci la tua riflessione esperta. Va bene. Ditemi se ho recuperato la parola, sì. Eccola. Ma io credo che sia stato detto praticamente tutto, sicuramente sono state dette le cose più rilevanti che girano intorno a una riflessione sull'istituzione o sulla creazione delle nuove case famiglia protette. E avete toccato, i relatori precedenti hanno toccato tutti i punti, e specialmente chi sta vivendo direttamente l'esperienza a Roma come a Milano di una casa famiglia protetta ha detto quelle che sono secondo me le cose più rilevanti e più importanti, e che determinarono il pensiero già intorno all'ICAM. L'ICAM non voleva assolutamente essere un carcere, anzi l'ICAM, come ho avuto modo di raccontarvi più volte, nasce proprio con l'idea di sottrarre al carcere la diade madre bambino, non soltanto i bambini, anche se lo slogan è sempre stato mai più bambini in carcere, ma la diade madre bambino, perché la diade madre bambino costituisce sicuramente, mi viene quasi a dire, un elemento a sé nella sua dualità. È un momento particolare della vita della donna, quella dei primi anni del bambino, è un momento particolare della vita del bambino nella sua formazione strutturale e psichica. Quindi l'idea dell'ICAM era esattamente questo: in questo momento tanto importante anche sotto il profilo della strutturazione delle persone di domani, cioè dei bambini, la diade madre bambino non può svilupparsi in carcere, non può sviluppare in carcere quelle dinamiche che stanno alla base, al fondamento dello sviluppo dell'età. Questo era il pensiero che stava intorno all'ICAM. E infatti devo dire la verità che ho assistito con un certo rammarico, devo dire, alla istituzione degli ICAM nelle sezioni degli istituti penitenziari. L'ICAM di Milano, quello su cui nacque la primissima idea,
più volte ho avuto modo di raccontare, nacque nel 2007, la legge del 2011, proprio perché nacque con un pensiero forte in questo senso e fuori un po' dalle normative, no? Anche osando, facendo un po' un atto di coraggio, si porta fuori dall'esecuzione delle mura del carcere una parte dell'esecuzione penale, ma che andava a incidere sullo sviluppo di un altrettanto importante momento della vita sociale, qual è appunto quello dei primi anni di un bambino e di una mamma che ha a che fare con un bambino nei primi anni. E io ho assistito con un certo dispiacere alla nascita degli altri IGAM dentro gli istituti penitenziari. Beh, credo che non possa mai essere la stessa cosa, pur avendo seguito con attenzione e con compiacimento l'IGAM di Torino, gli sforzi dell'IGAM di Torino, quanto viene realizzato con estremo impegno, ma che non è la stessa cosa di una struttura molto più territoriale e non lo potrà essere. Mi spiace quello che è stato detto prima, che adesso a Milano gli agenti prestino servizio in divisa, uno dei primi obiettivi all'istituzione dell'IGAM di Milano fu proprio quello di creare un ambiente dove nel carcere non ci fosse nessuna percezione, ma proprio perché il focus era alto. Detto questo, devo dire che sicuramente l'essere diventata poi norma l'istituzione dell'ICAM è stato un passo avanti, perché è stato il riconoscimento dell'importanza di un investimento in questo senso. E l'importanza dell'investimento in questo senso, a mio parere, sta proprio nel coronamento del percorso. Come dice giustamente Andrea Tollis, nasce dentro il carcere, ma si sviluppa verso la casa famiglia protetta, ma si sviluppa secondo un progresso, secondo un percorso individualizzato che riguarda tanto la mamma quanto il bambino. Non può essere un contenitore la casa famiglia protetta, ma deve essere, ed è assolutamente d'accordo con Andrea Torvis, il proseguimento di una serie di attività che sulla persona e soprattutto con la persona vengono avviate nel momento in cui c'è un'intercettazione determinata dall'esecuzione della pena, che è però soltanto, deve costituire soltanto l'intercettazione di un momento di fragilità sul quale costruire un percorso diverso e particolare, perché ci troviamo nella particolare dell'essere donna, dell'essere madre o dell'essere bambino figlio di detenuto. Credo che questa sia la grande scommessa. Mi permetto di fare una notazione un po' amara, una norma tanto interessante e tanto progressista e attenta alla persona come la legge 62, non si può concludere con l'istituzione della casa famiglia protetta pareggio di risorse. Questo, così mi sembra di ricordare, dica l'articolo di legge, senza ulteriori oneri per le casse dello Stato. Come si fa a costruire un sistema che accolga un momento così importante senza ulteriori oneri a carico dello Stato, senza nulla, senza assolutamente voler escludere l'importanza del terzo settore, che diventa il motore concreto con il quale queste azioni possono diventare. Francesca, è andata via la voce. È caduto il collegamento con Francesca Valenzi, purtroppo. Non mi pare. Nell'attenzione, eccola. Francesca, è andata via la voce. Ci siamo? Mi sentite, Bruno? Ma concludo. Sì. Dovremmo trovare il sistema per far diventare la casa famiglia protetta. Non bastano i soldi investiti per costruire gli IGAM, perché il problema è far diventare sistema l'inserimento nella famiglia protetta. Mi sta bene la proposta lanciata dall'assessore Cocino. Attiviamo Cassamende, ma per una fase di start-up. È poi l'intervento sistema che va pensato e reso definitivo attraverso una misura alternativa, e così come tutte le altre misure alternative che avrebbero parimenti bisogno di investimenti importanti in continuità, perché diventino veramente un sistema diverso dall'estrema soluzione del carcere. Mi fermo. Grazie dottoressa Valenzi, grazie Francesca. Il nodo dei finanziamenti, il nodo del territorio, il nodo degli enti locali
occorre dirlo, la scelta di questa fase nei vari progetti, nelle varie progettazioni, Cassa delle Ammende UEPE ha fatto molto leva proprio sul ricco privato sociale, sul terzo settore e sugli enti locali che già con mille difficoltà, però si è cercato, la Regione ha cercato di coinvolgerli e di stimolarli ad essere protagonisti attivi di una scommessa, che è una scommessa comunque che va appunto a tentare di creare il sistema. Adesso chiederei un intervento alla dottoressa Fuggetta dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, un pezzo di Toscana, UEPE interdistrettuale, era presente fino a poco fa anche il direttore, il dottor Domenico Arena, che però sapevamo aveva altri impegni ed è riuscito già a seguire gran parte del nostro lavoro, ma adesso sentiamo la voce della dottoressa Fuggetta. A tutti. Volevo. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per questo incontro di oggi molto interessante e molto centrato su temi di estrema attualità. Francesca Valenzi ha parlato di grande scommessa. Ed è sicuramente una grande scommessa quella che come ufficio di esecuzione penale esterna stiamo cercando di portare avanti da anni sul fronte del coinvolgimento del territorio nell'esecuzione della pena. Non è solo una partecipazione dovuta, ma è una partecipazione che deve essere utile a tutti, utile al territorio prima di tutto, utile per la sicurezza, ma anche promuovere una nuova o comunque riaffermare quel concetto di pena che è un concetto anche di riflettere sul danno cagionato e sulla possibilità di ritrovare all'interno della società il proprio posto. È importante con questa, diciamo, questa stagione di finanziamenti della Cassa delle Ammende il coinvolgimento degli enti locali e del terzo settore, che sono i due principali interlocutori con cui ci confrontiamo e che si sono lasciati coinvolgere in questo percorso in maniera molto attiva. Abbiamo, proprio rispetto ai progetti di cui parlava prima il sottosegretario, abbiamo ricevuto una forte collaborazione e un allargamento anche delle risorse presenti sul territorio e attente a questi temi. Speriamo che questa collaborazione continui, si allarghi e costruisca sempre più un sistema che possa dare un senso diverso alla pena e un senso più utile. E speriamo che i progetti insomma abbiano un risultato efficace ma anche visibile, perché spesso è proprio quella visibilità che manca che rende diffidenti i cittadini e il territorio. Come diceva prima chi è intervenuto rispetto alla casa, chiedo scusa se non ricordo il nome in questo momento, rispetto alla casa protetta di Roma, spesso è proprio questa mancanza di conoscenza che rende diffidenti. Grazie ancora per l'iniziativa, speriamo che il progetto di una casa per le madri e per i loro bambini si attivi al più presto anche qui in Piemonte, e grazie ancora a tutti. Grazie Paola. Lillo Di Mauro, il referente della Casa Famiglia Casa di Leda di Roma, che tra l'altro è anche il referente della conferenza, della consulta penitenziaria di Roma Capitale,
e che tra l'altro, non per nulla togliere a Milano, ha però, diciamo, sicuramente alimentato anche per la prossimità con i palazzi di Montecitorio e della decisione politica, un dibattito che è quello che poi è arrivato ad essere legge 62 del 2011, con l'associazione A Roma Insieme, con l'iniziativa di Leda Colombini e nel nome di Leda Colombini, e obiettivamente una riflessione che merita di essere ascoltata anche proprio sulla base dell'esperienza maturata e dei problemi che ne sono emersi. Io adesso devo dare atto di due assenze, quella del Comune di Torino, l'assessore Sonia Schellino e il capo della sua segreteria e del suo ufficio delle politiche sociali, la dottoressa Monica Locascio, che per altri precedenti impegni non potevano essere con noi oggi. È chiaro, la riflessione di una casa famiglia in Piemonte non può non prescindere dalla discussione Torino, non Torino, qual è la realtà migliore su cui andare a ragionare e riflettere sull'istituzione e la costruzione di una struttura di questo tipo. E l'altra assenza che devo giustificare è quella della magistratura di sorveglianza. La presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, Anna Bello, mi ha mandato un messaggio che adesso in parte leggerò, e doveva partecipare con noi al nostro confronto anche la dottoressa Elena Massucco, ma come diceva il sottosegretario Giorgis prima, non sempre i palazzi della giustizia hanno collegamenti efficaci. Abbiamo scoperto oggi pomeriggio che la rete del Tribunale di Sorveglianza non era permeabile alla struttura comunicativa dell'Università di Torino e quindi non riusciva materialmente a collegarsi, ed era davvero molto dispiaciuta. Sarà sicuramente un'alleata sul territorio per una riflessione e per un'azione concreta. Mentre la dottoressa Anna Bello, presidente del Tribunale di Sorveglianza, ci ha scritto questo messaggio: l'argomento è di vero interesse ed io sono senz'altro del tutto favorevole all'istituzione anche in Piemonte di una casa famiglia protetta per mamme con bambini, dove sia possibile dare corso all'esecuzione penale. Seppure non particolarmente numerose, le situazioni di madri in espiazione di pena con prole e prive all'esterno di risorse abitative, familiari ed affettive idonee a supportarle in un percorso extramurario, oppure con entità di pena e titoli di rate tali da non consentire l'immediata immissione in misura alternativa, sono comunque presenti nell'ICAM di Torino, e la creazione in Piemonte di una struttura che possa far fronte a tali difficoltà è dunque da ritenersi assolutamente auspicabile, così da non protrarre oltre lo stretto indispensabile la presenza dei bambini in carcere e da non allontanare il nucleo familiare dal territorio di riferimento per poter essere immesso in un circuito penale extracarcerario. Se collocare la casa a Torino o meno è una questione da valutare sotto vari profili. Certo, la grande città offre molti servizi per i bambini ed è in genere anche più foriera di disagio sociale e dunque di situazioni familiari complesse, quali quelle di cui ci stiamo occupando. Quindi, per certi aspetti, potrebbe sembrare la scelta preferibile. Però anche la quiete della provincia presenta dei vantaggi e in termini di modelli di alternativi di vita e di allontanamento dai contesti soverchiamente sollecitanti. Immagino pertanto che a condizionare la scelta in proposito vi saranno anzitutto i problemi di finanziamento e le disponibilità dei territori. E adesso mi permetto di chiedere a Monica Cristina Gallo, garante dei detenuti della città di Torino, se dal suo punto di vista, dal suo osservatorio e dalla sua iniziativa che coinvolge con la rete sociale del territorio della città di Torino molte progettualità, ci può fare il suo intervento. Grazie Bruno, mi sentite? Perfettamente. Sì, allora grazie Bruno per questo interessante incontro. Beh, sicuramente progetto condiviso e anche, diciamo, già programmato in un passato abbastanza recente, perché nel 2017, quando la dottoressa Mantovani venì in ufficio con
signor Tollis a presentarmi la progettualità milanese. Ovviamente ci mettemmo subito all'opera con la dottoressa Valenzi e con il WEPE per cercare di trovare una possibile soluzione e una possibile ideazione della casa famiglia protetta. In effetti ci fu già un inizio di progettualità, ma proprio come diceva la dottoressa Valenzi, senza ulteriori oneri fu quello che bloccò un po' tutto questo nostro lavoro. Infatti si trattava di due case che un benefattore ci avrebbe donato nella piccola città di Racconigi e l'ideazione di questa progettualità poteva essere interessante perché le due unità abitative potevano addirittura farsi un po' da interscambio tra mamme con bimbi e donne sole senza dimora che, come abbiamo visto, abbiamo toccato con mano anche in questo periodo difficile della pandemia, soffrono quella che è un'assenza di domicilio idoneo. E ovviamente diciamo che la sola forza e la di intervento da un punto di vista economico di Compagnia di San Paolo fece sì che il progetto non prese gambe. Forse i tempi non erano ancora maturi, forse si pensava che l'ICAM fosse la struttura perfetta per le mamme con i bimbi e quindi questo tuo incontro così puntuale e così diciamo ricco anche di testimonianze magari è quella opportunità che ci fa ulteriormente riflettere e ci mette in moto, diciamo così, la voglia di ripartire e di tentare appunto di trovare la possibilità di una struttura di questo tipo. Ovviamente ogni volta che penso alla casa famiglia protetta mi viene anche in mente il lavoro di Giulia Di Barolo. Che fece con le donne detenute, anche pensando che non erano solo donne detenute, ma erano anche madri, no? E quindi unì poi, diciamo, la sua opera non solo verso l'esecuzione penale, ma anche verso, i bambini. E io credo che il nostro territorio, insomma, il comune di Torino, abbia così tante energie. E sia in grado di creare così tante sinergie e rete che sicuramente possano trasformarsi in una cordata vincente per portare avanti questa idea progettuale e riuscire finalmente a fare questo progetto importante. Ci tengo a sottolineare che nell'ultimo periodo che ho ricominciato dopo una breve assenza a visitare il carcere e sicuramente visitare anche lì, perché le donne sono sempre così molto desiderose di raccontarmi i loro progressi e i loro, diciamo, interventi, le loro attività. Ho però constatato che non è solo in questo periodo, ma purtroppo a volte si formano dei vuoti, dei tempi vuoti all'interno di queste strutture, dove ovviamente vanno così un po' a discapito della crescita armonica del bambino e anche, diciamo, di uno sviluppo del rapporto genitoriale con la mamma. E quindi un intervento ulteriore, secondo me, andrebbe fatto in prima battuta anche negli ICAM, perché l'assenza di personale specializzato e personale, diciamo, attento anche semplicemente a delle attività laboratoriali di un certo tipo potrebbe veramente iniziare ad arricchire quella che è una detenzione che al momento non ha altre alternative. Grazie. Grazie a Monica Cristina Gallo, grazie per il suo intervento e il suo lavoro. Adesso anticipo la scaletta degli interventi. Maria Franchitti, Lia Sacerdote, Giuseppe Longo. Maria Franchitti è educatrice storica del carcere di Torino. Abbiamo ovviamente anche invitato il direttore Minervini e la responsabile dell'area educativa Arianna Palmativola, ma diciamo in qualche modo la persona che si viene direttamente
c'è un po' di rumore. Prima dell'ICAM è proprio Maria Franchitti, che tra l'altro vedo affiancata da Marisa Brigantini, e do a lei la parola senza dimenticare che avevamo anche invitato, e mi spiace molto che la sua voce non potrà essere qui oggi presente, l'ispettrice di Polizia Penitenziaria Ferrara, Susanna Ferrara, che tra l'altro proprio nella corso dell'ultima visita fermati a parlare, aveva lei stessa caldeggiata la soluzione di una casa famiglia protetta sul territorio per creare, diciamo, il continuum di iniziative fra il dentro e il fuori. Maria Franchitti. Buonasera a tutti. Mi sentite? Ringrazio di avermi dato la parola per pochissimi minuti. Io mi aggancio a quanto ha già anticipato la dottoressa Gallo. Sicuramente è molto importante per il lavoro che si sta facendo in ICAM, io, la dottoressa Brigantini e in equipa anche con la sovrintendente capo Ferrara, di raccordo, appunto parlando di equip multidisciplinare, con le madri detenute e soprattutto cercando di salvaguardare la diade madre figlio. Ma ahimè, abbiamo incontrato notevoli difficoltà, a volte molto difficili da superare, valicare. La impreparazione, la scarsa preparazione e gli scarsi mezzi a disposizione delle agenti. Quindi occorre veramente una sinergia tra il personale e credere nel raggiungimento di un obiettivo molto importante: emancipare queste donne che sono nella stragrande maggioranza appartenenti all'etnia Rom, e anche straniere, la stragrande maggioranza anche nigeriane, raramente abbiamo avuto come ospiti cinesi e peruviane. Questo è tutto. Io credo che il momento sia molto importante e credo che possa essere fattibile la realizzazione di una struttura protetta per queste mamme, perché andando all'esterno in un ambiente avulso dall'istituzione carceraria, sicuramente il loro percorso sarebbe molto più agevolato. Passo due secondi la parola alla dottoressa Brigantini. Sì, buonasera a tutti. Sono Marisa Brigantini, la psicologa criminologa che si occupa dell'ICAM di Torino. Io dico questo, grazie, perché finalmente parliamo di minori, finalmente c'è qualcosa di specifico sui minori. Sull'ICAM penso che sia detto, appunto, l'ICAM fa parte di un circuito penitenziario. Sulle case famiglia io ribadisco delle cose a cui fondamentalmente credo molto. Io lavoro molto sulla genitorialità, che non è solo ed esclusivamente la relazione madre-bambino, fondamentale in quanto parliamo di detenzione femminile, ma la genitorialità comprende il benessere del minore. Il benessere del minore è il sistema famiglia, non solo la diade madre-bambino. Il sistema famiglia che può essere assolutamente sostenuto entro quello che è un percorso di una casa famiglia esterna, perché le ICAM sono assolutamente un passo avanti in quello che è proprio stato il percorso trattamentale nido, ICAM, casa famiglia esterna, ma come è penitenziario, per cui deve rispettare tutta una serie di regole che potrebbero essere in qualche modo agevolate all'esterno delle strutture. Quando Monica parlava di questi progetti, di queste case, in effetti anche noi come ICA avevamo presentato un progetto
quello in cui proprio era questo l'intento, quello di parlare del sistema famiglia e di come la realtà del bambino dovesse essere sostenuta anche dalla parte del genitore mancante, per cui in una struttura all'esterno si può proprio portare avanti un progetto che è un processo di benessere del bambino e non semplicemente un evento. Quello che penso è che la pena non deve essere l'unico obiettivo, quello di far passare la pena di una casa famiglia, ma deve essere l'inizio di un progetto, di un percorso sulla genitorialità di entrambi i genitori, se ci sono, oppure del genitore che comunque è presente, del sistema famiglia. Io credo che questo sia fondamentale, ripeto, per il benessere del bambino. Io so che abbiamo pochissimo tempo a disposizione, per cui lancio un po' questa pietra proprio per dire il benessere del bambino non si può limitare alla pena. Il benessere di un minore, di un qualsiasi minore, soprattutto di una madre, di un padre o di un sistema famiglia che provengono da ambienti disagiati, deve essere comunque un sistema che pensa al futuro, che pensa al bambino di quando sarà grande e non semplicemente a come incidere sul qui ed ora, ma deve incidere anche sul futuro del minore e anche, perché no, anche di tutto il sistema familiare. Grazie e buona continuazione. Grazie della prospettiva che è quanto mai necessaria, perché in un contesto, quello che può essere un periodo sempre lunghissimo, ma magari molto breve rispetto alla vita di una famiglia, di un singolo caso, e quindi è veramente utile questa riflessione, questa suggestione. E a questo punto viene anche molto bene poter dare la parola, ed è un onore, lì a sacerdoti dell'Associazione Internazionale Bambini Senza Sbarre, che ci ha fatto il piacere di essere con noi sin dall'inizio di questo seminario. Lia, a te la parola. Grazie. Bruno, mi sentite? Tutto bene. C'è un rotto. Sì, c'è uno stranissimo eco. Signora, sì, Lia Sacerdote dovrebbe chiudere una delle due connessioni, perché ne ha due. E la vediamo in due finestre. Grazie a Stefano Cariani, che è collaboratore dell'ufficio del Garante regionale. Lia, ci sei ancora? Ecco, adesso si deve rimettere l'audio a quella che è rimasta e poi siamo a posto. Approfitto di questo spazio per dire che appunto stiamo registrando il seminario e l'obiettivo è anche poi di valorizzarlo successivamente. Perfetto, provi a parlare, scusa Bru. C'è un po' di ritorno, proviamo. Benissimo, com'è? E chiedo a Giulia Mantovani di silenziare l'altra Lia che rimane purtroppo ancora aperta, la silenziamo noi, l'altra, non quella lì. Ecco, perfetto. Adesso riprendere l'audio del... Ecco, perfetto. Così dovrebbe essere a posto. La situazione è migliore. Mi spiace. No, non riusciamo. Gli altri audio, lasciando solo Lia, dovrebbe... No. Allora ci sono dei problemi indipendenti da... Sentiamo Longo e recuperiamo Lia dopo. Proviamo. Scusate, può provare adesso? Perché forse sono riuscita a espellere una delle due Lie. Provi adesso, sì. Vediamo, va meglio? Sì, perfetto. Ok, grazie. Grazie mille, scusate questo problema. Ma guarda, se ti permetti la battuta, come direbbe un comune amico, è un problema trasmediale. Sì. Bene, noi viviamo ormai in questa tecnologia che a volte è una barriera, appunto. Stiamo abbattendo le barriere in questo momento e invece poi
ce ne sono altre. No, io, ecco, Bruno, questo è un dibattito, figurati, per noi estremamente importante e interessante. E appunto io non faccio un intervento, quindi mi astengo dal tema della famiglia, genitorialità, cioè, temi troppo importanti per, ecco, affrontarlo. Facciamone un altro incontro, se vogliamo proprio poi approfondire, mi sembra il caso. Ecco, io volevo semplicemente, dato che sono più o meno 18-20 anni che mi occupo di questo e come associazione, volevo solo aggiungere, perché io ho vissuto tutti questi passaggi, no? Dalla lotta per la Finocchiaro, poi alla legge 62, e saluto tutti gli amici perché siamo tutti, lottiamo tutti da anni, tutti insieme, per cui Lillo, Andrea. Saluto tutti e ecco, proprio con Andrea, io ricordo tanti anni fa, cioè io, il mio intervento, badate, cioè, prendetelo, non è un intervento visionario, ma vorrei andare oltre perché tutto quello che sento oggi siamo, come dire, ci ritroviamo nella posizione di dire dobbiamo trovare i soldi per aprire delle case famiglia protette. No, vi prego. Cioè noi sono tutti questi anni a cercare fondi per creare nuove situazioni. Allora, finalmente siamo riusciti ad arrivare a una legge 62 che ha creato forse più problemi per i decreti attuativi, eccetera, però c'è, che dice che la casa famiglia protetta può essere una soluzione. Bene, all'inizio, quando Andrea Tollis non aveva la casa famiglia protetta, perché lo è diventato dopo, ma aveva una casa famiglia, ecco, riuscivamo a fare uscire le donne dal carcere facendo un progetto personale e facendole ospitare nelle case famiglia. Andrea ospitò tante mamme con bambini. Allora, gli enti locali sono chiamati alla responsabilità che hanno di sostenere gli interventi sul territorio, cioè le misure alternative sul territorio. Quindi benissimo le case famiglia di Milano e di Roma, perché insomma è stato un passaggio, però forse possiamo ipotizzare un passaggio ulteriore che è quello delle case famiglia che ci sono sul territorio. Diciamo, l'accordo Stato-Regione che firmò la Cancellieri nella fase quella felice che avviò poi tutto il percorso di superamento anche in Europa alla Commissione, eccetera, non mise grosse differenze, cioè la casa famiglia protetta doveva avere delle aree verdi, ecco questo, è importante che ci siano delle aree verdi. Tutto il resto, come dire, io non vedo la necessità di trovare fondi per fare delle case famiglie protette, cioè non sono dei luoghi speciali sul territorio, sono delle case famiglia. Ecco, allora, io, ecco, butto lì questo invito a riflettere, non a semplificare una complessità che c'è, non la vogliamo cancellare, però se vogliamo davvero, ed è un fatto culturale ormai, siamo arrivati dopo tanti anni a pensare che la casa famiglia finalmente può essere. Mi spiace che non ci sia il magistrato di sorveglianza, perché guarda, questo di nuovo torna sempre lì, perché poi gli interventi personalizzati sono lì, ecco, l'autorizzazione arriva lì. Quindi io direi che finalmente oggi forse possiamo liberare un po' il campo, perché se dobbiamo trovare in ogni luogo dei soldi per fare le case famiglie protette, allora ci sono le ICAM, voglio dire, già hanno bisogno di molti fondi. Mi fermo qui, Bruno, poi, perché sennò. Grazie, grazie comunque. Grazie Lia, grazie per questa, più che una suggestione, per questo, cuore del tuo intervento che è veramente molto anche illuminante in una prospettiva sia di rilettura del passato sia di apertura rispetto ad un
possibile futuro. I dati li abbiamo già ripercorsi, l'assessore Caucino ha voluto dettagliarne una situazione, però io mi ero segnato e lo volevo fare davanti a un magistrato di sorveglianza del Piemonte, ma lo faccio in assenza, nel senso che noi abbiamo registrato all'inizio di questa pandemia che in carcere a Torino, all'ICAM, c'erano 8 donne e 10 bambini, siamo in una fase 2, una fase 1 e mezzo, 2 e mezzo, ma le donne all'ICAM sono 6, quindi non sono tante di meno e le situazioni che in qualche modo sono state istruite, che il carcere ha seguito, che sono state proposte per misure diverse, forse meritavano la scommessa di una decisione diversa rispetto al mantenere, pur in una situazione protetta come l'ICAM di Torino, però la sfida, che peraltro ci veniva posta anche dagli organismi internazionali, dalle progettualità della Cassa delle Ammende, in cui mamme con bambini sono sempre state, diciamo, il target, diciamo, prioritario di intervento, al momento, diciamo, forse nell'attesa del meglio del progetto, abbiamo comunque registrato una scarsa corrispondenza a queste tuo suggerimento, queste tue proposte di percorsi già esistenti. E su questo mi viene bene collegarmi con l'intervento che è stato richiesto da Giuseppe Longo dell'associazione Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro in una comunicazione via chat sin dall'inizio di questo seminario ha voluto ricordare che ben prima della legge 62-2011 si sono tentati, si sono percorsi delle progetti individuali di accoglienza all'esterno in strutture come quelle della Papa Giovanni, ma non solo. Giuseppe Longo, se vuoi prendere la parola. Ma io volevo ricordare questo, nel 2005 noi abbiamo cominciato a accogliere mamme con bambini a casa mia, io ho una casa famiglia da 26 anni e abbiamo accolto tantissime mamme con bambini dal carcere, finanziamenti o non finanziamenti, e Dio ci ha sempre aiutato e abbiamo sempre portato avanti questo progetto. E dopo con Don Virgilio Balducchi, l'ispettore dei cappellani carcerari, nel 2013 con lui abbiamo messo in piedi il famoso progetto Donne con Parole, finanziato dalla CEI e dalla Caritas, per 230.000 euro, e abbiamo accolto, è stato accolto in questo progetto, 23 donne con figli, delle quali 3 erano in stato di gravidanza e hanno partorito nelle strutture di accoglienza. Allora, questo è stato un tentativo. Io è dal 2000 e due, quindi molto prima dei finanziamenti, 2012, scusate, molto prima dei finanziamenti, che andavo a Roma a spaccare le scatole a tutte le persone, sì, e non solo, al governo per dire che ero stufo di vedere questi bambini in carcere, ero stufo di vedere queste mamme in carcere e questi zombie che girano. L'ICAM sono solo dei carceri addolciti, non sono niente di più. Mi dispiace, chi credeva nell'ICAM ha fatto business, sono d'accordo, però sono d'accordo con la Lia Sacerdote. Noi abbiamo 280 case famiglia. Quando io sono andato dall'allora ministro, gli ho detto: guarda, noi abbiamo 250 case famiglia, i bambini sono 44, puoi anche scegliere dove metterli, ne hai uno ogni tot. E lì la risposta non c'è stata perché, vabbè, lì il governo allora già parlava solo di Rom, l'urticaria, parlava di bambini Rom, non fregava niente a nessuno, anche perché questi, purtroppo, questi bambini, mi ha detto qualcuno al governo di Roma, non votano. E questo è ancora più triste, sentire questa affermazione fatta giù al Senato. Noi abbiamo fatto, io con la comunità abbiamo fatto un progetto il 14 febbraio 2011, nessun bambino deve crescere, nascere e crescere in carcere. L'abbiamo portato a tutti i partiti, destra, sinistra, non interessa niente perché l'importante sono i bambini, non sono i voti, ma sono i bambini. Per noi era importante questo.
Non è stato fatto seguito di questa cosa, se no appunto questo progetto che è durato solo 3 anni, finanziato dalla CEI. Adesso siamo tornati alla carica di nuovo e abbiamo fatto una proposta di legge, di una riforma legislativa, di riformare questa cosa, perché io questa cosa la vedo in prima persona, perché accogliendo le persone a casa mia, con la mia famiglia, io, mia moglie e i miei figli, abbiamo visto che queste mamme rotte, fra virgolette rotte, nel senso che hanno delle esperienze difficilissime, hanno bisogno molto di essere accompagnate nella normalità. Quello che diceva prima Andrea è vero, cioè accogliere le persone vuol dire che il tabacchino l'accetta, che il territorio, è il territorio che è molto terapeutico, più che noi che siamo bravi a averlo in casa, no? Il territorio, l'asilo, i centri estivi e tutto il resto. Questo è molto importante. Cioè, essere inseriti nel territorio è fondamentale. E questa è una cosa che per me è molto, molto, molto importante. Noi su questo progetto, in questo momento, ci stiamo mettendo veramente tante energie, perché credo che le case famiglie ci sono già, cioè non occorre inventarsi cose nuove, facciamo le cose. Abbiamo già 250 case famiglie accreditate della Papa Giovanni, e non solo della Papa Giovanni, di tante altre associazioni. Siamo disposti a metterci la vita su questi progetti, però non ci vorrebbe tanto, ci vorrebbe solo un po' di buon senso, perché dopo, alla fine, voglio dire, gli ICAM possono servire come filtri, però a un certo punto bisogna prendere queste persone, bisogna prenderle in casa e bisogna farle vivere la quotidianità, che vuol dire fare un compleanno con i propri figli, che vuol dire litigare con noi che siamo famiglia, vuol dire comunque fare la vita che dopo faranno un domani che sono fuori. Questo per me è importantissimo, e la quotidianità. Noi abbiamo fatto delle proposte molto semplici. Ci sono delle mamme che fanno fatica a fare le mamme. Ecco, io non direi che tutte le mamme, perché hanno un figlio, sono tutte delle brave mamme. Ci sono delle mamme da costruire, delle mamme da restaurare. E non sempre i tempi di restauro delle mamme sono i tempi dei bambini. I bambini crescono e le mamme invecchiano. Beh, questa è una canzone, non c'entra niente. Però voglio dire, su questa cosa io sto molto attento. Cioè io non farei un dogma, mamma con bambino uguale sicuramente accoglienza. Facciamo una valutazione seria su questa cosa, perché se la mamma non è tutelante, l'attore principale è il bambino, la fragilità è il bambino. Quindi se questa cosa non va in porto, c'è l'affido. La mamma fa un suo percorso, dopo si capirà se si può ricongiungersi, però l'importante è che il bambino stia per quanto poco bene, quindi l'allattamento va benissimo tutto, ma stiamo attenti, perché io, per la mia esperienza personale, non sempre le mamme sono in grado di fare le mamme. Possono fare, tante volte possono fare le sorelle, le mamme, gli adulti di riferimento lo devono fare qualcun altro, e questo è un compito molto molto scomodo. Ecco, questa è un po' la nostra esperienza, questa è la nostra proposta che abbiamo fatto, e che anche di prendere in mano dei progetti fuori dalle case famiglia, fuori dalle case protette, degli affidi, finché si cerca di restaurare appunto questi problemi che hanno le mamme, che non sempre, voglio dire, perché nascere su un campo rom non è come nascere da un'altra parte, cioè vieni costruito, vieni fatto in un certo modo. I bambini, voglio dire, hanno bisogno di adulti sufficienti, almeno sufficienti. Ecco, questa è la mia esperienza. Grazie. Grazie a Giovanni Longo, grazie per l'intervento, per l'informazione sulla proposta di iniziativa e sulla riflessione che ci hai aggiunto. Tra l'altro la comunità Papa Giovanni XXIII è molto attiva sul Piemonte, molto ramificata sul territorio piemontese e, diciamo, molto presente anche proprio come percorsi progettuali possibili o attuati nelle carceri del Piemonte, ma ovviamente non solo. Adesso sono contento di poter dare la parola ad un collega, al collega garante della regione Emilia-Romagna, Marcello Marighelli. Marcello, a te la parola. Grazie, Bruno, grazie Bruno. Mi senti? Sì. Mi sentite? Grazie. Sì.
Ma io innanzitutto voglio ringraziarvi per aver organizzato questo convegno. È per me una occasione assolutamente interessante, anzi direi necessaria, perché proprio quest'anno stiamo avviando con decisione un'azione di promozione anche in Emilia Romagna della realizzazione di una casa protetta famiglia per donne madri. La situazione dell'Emilia Romagna è veramente pesante, io credo non più sostenibile. La relazione che sto presentando, che ho presentato del 2019, ci dice che questa affermazione ormai rituale dell'esiguo numero di donne presenti per periodi brevi non è più accettabile, tanto che dal 2018 ho avviato un monitoraggio per superare questo sistema statistico della fotografia a una certa data, che non rende assolutamente la dimensione del fenomeno. Tanto che in Emilia Romagna le fotografie ci davano sempre 2-3 bambini presenti nelle date canoniche del 30 giugno, 31 dicembre, eccetera, ma valutando invece i flussi, nel 2019 i bambini in Emilia Romagna presenti sono stati 15 e insieme hanno vissuto tutti insieme complessivamente 450 giorni di carcere nell'Emilia Romagna. Una regione che non ha veramente una situazione arretrata, da troppo tempo le istituzioni si sono accomodate su questa affermazione sbagliata dell'esiguo numero, comunque inaccettabile, e perché in Emilia Romagna non c'è né l'ICAM né la casa famiglia e nemmeno la sezione nido, che comunque io ritengo una soluzione, peraltro anche se rimasta dopo la riforma dell'ordinamento penitenziario, assolutamente residuale e solamente per i casi, diciamo, dove sia la madre a desiderare di tenere il bambino in carcere e fino a 3 anni. Quindi io vi ringrazio, perché porteremo avanti questa azione più forti, perché stiamo, come dire, registrando tutti i contributi che ho sentito in questa vostro seminario, a partire da Giulia Mantovani e poi tutti gli altri. Mi sono addirittura permesso di citare gli scritti di Giulia Mantovani nella mia relazione, perché veramente c'è un'analisi sia della normativa nei suoi scritti, sia anche delle motivazioni che anche qui ho sentito in tutti gli altri interventi, proprio di vedere come la casa famiglia non sia una delle tante possibilità, ma è la soluzione formidabile per offrire alle donne un'accoglienza, ma anche e soprattutto una anche possibilità a volte di distaccarsi da un ambiente che altrimenti non riescono a lasciare. Quindi casa famiglia protetta, speriamo anche in Emilia Romagna nel prossimo anno. Grazie. Grazie a Marcello Marighelli, che come ho detto è garante della regione Emilia Romagna. Tra l'altro, in vista di questo seminario, di questo pomeriggio, ho ovviamente avvertito e diciamo mi sono confrontato col garante nazionale Mauro Palma, ma soprattutto con Stefano Anastasia, che tra l'altro recentemente ha fatto un approfondimento specifico su questo tema. Mi dice Stefano Cariani che forse Anastasia ci sta seguendo da remoto, per cui se fosse in collegamento e avesse la bontà di farci un saluto e addirittura una conclusione, ne sarei davvero non posso ovviamente fare una conclusione essendo arrivato in questo momento, perché avevo un'altra riunione, però diciamo per fortuna questi strumenti ci consentono di partecipare alle riunioni più disparate, nei luoghi più disparati, nei momenti più... E quindi non ho potuto seguire il vostro incontro, semplicemente mi sono collegato ora. Stefano, non ho presentato bene, devo dire che sei garante della Regione Lazio e della Regione Umbria, nonché portavoce nazionale della conferenza dei garanti regionali e comunali che abbiamo costituito ormai qualche anno fa.
quindi è particolarmente significativo per me la tua partecipazione anche così in limine conclusivo della riunione. No, veramente mi dispiace non aver potuto seguire tutto, perché credo sia invece una cosa molto importante il fatto che si possa, diciamo, come ho sentito ora da Marcello, come immagino sia legato a questo confronto che avete avuto oggi, costruire una rete di case famiglia, diciamo, superare questa condizione di specialità che fino ad oggi abbiamo avuto di due strutture sull'intero territorio nazionale realizzate in 10 anni di vigenza della legge che prevede l'esistenza di queste strutture. E quello che volevo dirvi è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza nostra romana, ve ne avrà parlato sicuramente Lillo Di Mauro prima in collegamento. Qui c'è appunto a Roma una struttura esistente ormai da qualche anno, e l'altra cosa che va detta, diciamo, è che il nido di Re Bibbia nei prossimi giorni si dovrebbe finalmente svuotare. Il nido di Re Bibbia è un nido che ha avuto una media di presenze, io sono d'accordo con Marcello, bisognerebbe fare il conto sul flusso e sulle giornate, diciamo così, non solo sulle presenze statiche, ma insomma comunque la media di presenze nel nido di Re Bibbia è sempre stata negli ultimi anni fra le 10 e le 15 presenze. Nonostante la casa famiglia, questo è bene tenerlo presente. Probabilmente nei prossimi giorni si chiude, non come avremmo voluto, o almeno avrei voluto io, con la detenzione domiciliare dell'ultima donna che è lì con il suo bambino, ma ai noi per un provvedimento del Tribunale per i minori che ha deciso sostanzialmente che questo bambino debba andare in affidamento, quindi debba essere sottratto alla madre, quindi la madre resterà in carcere ma andrà in una sezione ordinaria. Però appunto il nido, diciamo, nonostante questo, il nido si chiude. Si chiude evidentemente perché c'è la casa famiglia, questo è importante, e perché c'è stata una particolare pressione e attenzione della magistratura e dell'opinione pubblica nella contingenza in cui siamo. Quindi dobbiamo tenere presente, diciamo così, che c'è, diciamo così, una dimensione che è molto legata all'attenzione, alla sensibilità dell'opinione pubblica e degli operatori. La casa famiglia di Roma, la Cassa di Leda, si è riempita in questi 4 anni di attività solo in questo periodo, emergenza coronavirus, massimo impegno delle istituzioni a far sì che in carcere non ci stesse chi proprio non era proprio indispensabile che ci fosse. E si è riempita quando c'è stata quella enorme tragedia, la più grande tragedia che si sia mai manifestata in un nido, credo, in Italia, cioè quando quella donna ospite del nido di Re Bibbia, 2 anni fa ormai quasi, ha ucciso i suoi 2 figli. In quell'occasione, appunto, subito dopo quel fatto, la casa famiglia si è riempita. Questo ci deve dire che la casa famiglia è importante che ci sia, ma poi è importante che ci siano azioni conseguenti, che ci sia una sensibilità delle istituzioni e dell'opinione pubblica perché la casa famiglia possa funzionare nel migliore dei modi, perché altrimenti il rischio è che la casa famiglia resti lì come, diciamo, la terra promessa delle donne privilegiate, di quelle che riescono ad arrivarci, mentre le altre restano nel nido del carcere. Questo è uno dei temi da tenere in mente, oltre ovviamente all'impegno della realizzazione della casa famiglia, che è un impegno complesso anche per gli enti locali, le strutture, per gli enti che poi dovranno materialmente gestirlo. Questo vi avrà detto forse Lillo Di Mauro delle difficoltà e delle traversie anche finanziarie che la casa famiglia di Roma ha dovuto passare, ormai, diciamo, in una condizione di relativa stabilità,
Ma è chiaro che serve anche una scelta di investimento per strutture di questo genere, che non sempre appunto gli enti locali possono fare da sole come la legge diciamo prefigura, e possono fare forse con un concorso di impegno anche da parte di altri, quindi specificamente per esempio come si è andata risolvendo la situazione romana con l'impegno della regione al sostegno dell'attività della struttura, però insomma appunto questa è una materia altrettanto complessa, cioè va individuata la struttura, va realizzata, va costruito un piano di sostegno di una struttura di questo genere e poi va continuata un'azione culturale prima ancora diciamo sì che prettamente giuridica che diciamo si tenga alto il livello di intollerabilità della presenza dei bambini in carcere, perché laddove non c'è diciamo sì questa sensibilità di intollerabilità della presenza dei bambini in carcere, la casa famiglia appunto può trovarsi, come è successo spesso nella storia della casa famiglia romana, non pienamente utilizzata, mentre il nido continuava a essere pieno. Ecco, questo è un paradosso che dobbiamo mettere, bisogna mettere in conto e che bisogna evidentemente evitare. Però intanto la prima necessità è quella di costruire questa rete, e se teniamo conto che quelle presenze negli istituti, nei nidi, diciamo, in carcere, si aggirano a una presenza costante di circa 50 donne con figli, diciamo così, no? Se guardiamo in un periodo sufficientemente lungo per avere una media significativa, significa che appunto attraverso una rete di, non dico tanto, 10 case famiglia sul territorio nazionale, la capacità di ospitare queste donne ci sarebbe tutta. Poi dopo ovviamente inizierebbe la enorme sfida culturale, giuridica, politica di far sì che effettivamente queste strutture vengano utilizzate nel pieno delle condizioni. Però quello su cui dobbiamo lavorare è una rete di 10 strutture in Italia, appunto. 2 ce ne sono, 2 sento qui che si vogliono costruire, diciamo. Bisogna allargare un po' più la rete e poi diciamo sì, l'obiettivo diventa un obiettivo praticabile e a quel punto dovremmo tutti lavorare perché ci sia la giusta sensibilità perché sia effettivamente raggiunto. Scusate diciamo di questo tempo che vi ho rubato diciamo molto furtivamente non avendo seguito la riunione, ma insomma questo è quello che potevo dirvi. No, grazie davvero Stefano di questa sorpresa non concordata ma piacevolissima, sono state le degne conclusioni di questo seminario, avevamo detto che avremmo chiuso alle 19:30, io chiudo con una semplice battuta, Monica Gallo ha ricordato come da anni il suo comune e lei si sono attivate su questo tema. Io voglio ricordare che appunto 3 anni fa abbiamo realizzato, grazie tra l'altro all'associazione A Roma Insieme, la presentazione a Torino di quella bellissima e purtroppo attualissima ancora mostra fotografica delle mamme con bambini, fatta appunto come pressione mediatica e comunicativa per giungere alla legge 62 del 2011, mostra che era intitolata Che ci fa qui, e che nel semplice scatto di alcuni fotografi professionisti con occhio da osservatore esterno e con lo scandalo di ritrarre mamme e bambini dietro le grate, dietro le sbarre di un carcere, hanno in qualche modo fatto uscire alla consapevolezza dell'opinione pubblica la realtà così triste e così diciamo scandalosa della detenzione dei bambini a seguito delle mamme. Quella campagna è ancora assolutamente valida, abbiamo oggi raccolto una serie di spunti e di riflessioni per continuare un'iniziativa che è sicuramente pienamente politica, che è addirittura una riflessione su una proposta di legge. Noi più banalmente ci accontenteremo di riuscire a mettere
in rete i nostri enti locali, la regione, i comuni, il comune, gli operatori, per far nascere da quei semi che ci vengono provvidenzialmente offerti dalla Cassa delle Ammende, per far nascere e crescere delle piante con dei semi che ci sono, con delle realtà che ci sono, con un tessuto che c'è e che abbiamo anche sentito, è disponibile ad essere coinvolto, sia portando un'esperienza già maturata a Roma, un'esperienza già maturata a Milano, un'esperienza pregressa e però oltremodo significativa di case famiglia già esistenti e pronte, diciamo, ad essere strumento di accoglienza, e quindi insomma abbiamo di che lavorare, e lo faremo ancora una volta con passione e con la ricchezza degli interventi di oggi. E chiudo qui ringraziando tutti, ovviamente in primo luogo l'assessore Caucino e il sottosegretario Giorgis e la collega garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza Ilenia Serra, con cui abbiamo trovato un ulteriore terreno di condivisione e di iniziativa altamente politica ed istituzionale. Grazie a tutti, e cercheremo di valorizzare al meglio questa registrazione e questi lavori. Ciao, 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 grazie a tutti. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Buona serata a tutti. Arrivederci, buona serata. Grazie.